Ed eccoci qua, nuova settimana, ovviamente nuovo appuntamento con Final Fantasy VIII in perfect, o comunque una perfect experience come piace chiamarla a me, che ci consentirà di rigiocare Final Fantasy VIII nel migliore dei modi possibili, dove avrò modo in generale di raccontare aneddoti, situazioni e peculiarità del titolo in questione. Ovviamente arricchirò il tutto anche con racconti personali, piccoli aneddoti che vi racconterò durante il gameplay, fondamentalmente, dove appunto avremo modo di ripercorrere tutta la storia di Final Fantasy VIII e di ripercorrere anche tutte quelle piccole cose che accompagnano il titolo, come queste secondarie, tecnicismi, robe particolari che funzionano su Final Fantasy VIII che ci consentiranno anche di rompere letteralmente il sistema di gioco. Tante piccole cose che rendono l'esperienza di Final Fantasy VIII bella, per un motivo o per un altro. Ci tengo anche a precisare che ognuno di noi, come sempre, questa è una cosa che tenderò a sottolineare sempre all'inizio di ogni live, ognuno di noi ha una sua concezione di perfect, ognuno di noi ha una sua concezione di perfezione all'interno del gioco. Io cercherò ovviamente di applicare la mia, che ovviamente avrà come riferimento il perfect game o comunque la perfect run che si fa solitamente o che si faceva solitamente per i titoli PlayStation, dato che non esistevano trofei, non esistevano i sistemi di platino come esistono praticamente oggi all'interno della comunità videoludica. Quindi riuscirò in un modo o nell'altro ad avere il massimo di quello che il gioco offre, però senza abusare troppo di quello che effettivamente il gioco è consapevole di poter dare. Quindi non andrò a raccogliere 100 pozioni, 100 mega pozioni, 100 extra pozioni, eccetera, eccetera. Quindi non avrò quell'esigenza morbosa quasi di avere necessariamente 100 oggetti per quanto riguarda tutto, 100 magie per quanto riguarda tutto, eccetera, eccetera. Riusciremo comunque ad avere complessivamente una bella quantità di oggetti, una bella quantità di magie, avremo sicuramente tutto quello che necessiterà il gioco stesso, ovviamente, però senza necessariamente strafare. Riusciremo a fare tutto, però nel modo migliore possibile. Ovviamente buonasera a tutti, salve a tutti quelli che si stanno unendo, salve a tutti quelli che stanno arrivando, a tutti quelli che già hanno scritto, quelli che scriveranno, eccetera, eccetera. E ovviamente ci tenevo a fare questa premessa che era fondamentale. Altra premessa che ovviamente faccio prima di iniziare a giocare è che praticamente io ho, come dire, ricaricato quello che ho fatto in quello che ho fatto, diciamo, nella scorsa live, perché nella scorsa live, ovviamente, come già accennato, come già detto, non avevo appreso le abilità di Diablos, che mi serviranno soprattutto per potermi muovere con più chance, con più tranquillità, ecco, mettiamola così, all'interno del gioco, proprio perché Diablos ha la capacità di sbloccare incontri zero. Quindi avrò la possibilità di poter camminare all'interno del gioco senza necessariamente livellare troppo, senza necessariamente avere un dislivello tra i vari personaggi che utilizzo e poterli poi livellare tutti quanti in una volta sola. Anche
anche off camera, perché comunque non ci sarà questo problema per quanto riguarda il level up. L'unica cosa che ho fatto, e che comunque tengo anche a sottolineare per una questione di correttezza, è semplicemente modificare il salvataggio per riportare indietro l'esperienza che avevo ottenuto con Squall. Infatti ho ottenuto praticamente tutte le tecniche di Diablos e altre tecniche che comunque mi servivano e che non avevo appreso per una questione, diciamo, di tempo, perché non volevo perdere tempo in live, e quindi mi lascio delle cose da fare a parte, ovviamente mi lascio delle cose da fare off camera, e ho praticamente modificato il salvataggio per riportare soltanto l'esperienza praticamente a come l'avevo prima, per evitare di avere troppa exp, per evitare di andare troppo avanti con il livellamento dei personaggi, anche perché poi, ripeto, avrò modo di poterli livellare tutti in un'unica volta. Quindi ci tengo comunque ad avere i livelli dei personaggi, non dico bassi, ma coerenti con quello che è appunto la storia e per quella che è la narrazione del gioco, proprio per evitare questo dislivello, anche se saremo fortissimi e saremo rottissimi a prescindere, con tutti i junction che riusciremo a fare, però ci tenevo anche a dire questa cosa, proprio per evitare di rovinare tutta l'esperienza di gioco. Ok, detto ciò, direi che tutte le premesse sono state fatte, direi che tutto quello che dovevo dire l'ho detto, il salvataggio è pronto, noi siamo pronti, per cui direi che non abbiamo più tempo da perdere, non dobbiamo più perdere tempo, anche perché so già dove voglio andare a finire stasera. Se ci riesco, se ci riuscissi, sarebbe una grande cosa, però purtroppo l'RNG, come ben sapete, delle volte può essere abbastanza infame. Quindi incrociamo le dita, speriamo che tutto vada per il verso giusto, e direi di poter cominciare la nostra avventura su Final Fantasy VIII. Ovviamente devo cambiare un attimo la webcam, perché come sempre mi dà problemi. Secondo solo, perché sennò sembro Barbara D'Urso ai tempi di pomeriggio 5, e noi questa cosa non ci piace, perché ovviamente non ci piace. Ed eccoci qua, ora è anche più fluida la webcam, riesco a vedervi meglio. La chat ovviamente si è resettata, ma non vi preoccupate, perché appena scriverete si vedrà la chat anche a schermo. Allora, cosa abbiamo fatto la volta scorsa? Dove ci siamo fermati la volta scorsa? Ci siamo fermati proprio nella stazione di Timber. Abbiamo conosciuto quelli che sono i rivoltosi, chiamiamoli così, i ribelli a quelli che si oppongono a Galbadia. Abbiamo svegliato la principessa, che abbiamo scoperto essere Rinoa, e abbiamo anche vinto la carta di Angelo dal nostro amico Watts, o Vaz, chiamatelo come volete. La prima cosa che facciamo oggi è ovviamente farvi vedere quello che ho fatto, ovvero andare nelle summon, e come potete vedere praticamente ho appreso incontri 50% e incontri 0, che erano la cosa che mi interessava di più all'interno del gioco. Ora inizieremo anche ad apprendere i vari junction, come HP, mira, ovviamente non ce ne sarà bisogno perché avremo il massimo, avremo 255 a mira, quindi non dovremo avere problemi per quanto riguarda la mira. E poi inizieremo ad apprendere il comando ruba, che purtroppo è uno di quelli che dovremo attendere un po' per sfruttare al 100%, perché purtroppo dovremo aspettare. Mentre invece per quanto riguarda gli altri, ho appreso ovviamente tutto quanto quello che era l'emblema delle magie, ma questo già l'avevo fatto, e poi soprattutto rivelazione, che sarà fondamentale in questa parte del gioco. Con Ifrit non credo che dovevo apprendere nient'altro, sì, ho praticamente il bonus forza, e poi andremo al junction elementale di difesa. Per Shiva stiamo apprendendo la resistenza. Sentenza lo posso apprendere anche dopo, tanto non ho premura di apprendere sentenza. E invece per quanto riguarda Quetzal stiamo iniziando appunto a prendere J-Elemental Attack, e poi ci trasferiremo sulla magia 40% più, anche se in realtà non è tutta questa premura. Allora, cominciamo subito col botto.
Perché facciamo una cosa che solitamente non viene fatta. È una cosa che solitamente la gente evita, ovvero quella di trasformare le carte il più possibile. Però siccome a me piace trasformare le carte, perché molte carte danno degli oggetti incredibili, io ne voglio fare una che solitamente faccio anche per una, per un piacere personale, mettiamolo così. Ovvero il transcardare la carta di Angelo, che è la carta che abbiamo ottenuto l'ultima volta. Ovviamente ci dà una carta di Angelo, ci permette di ottenere ben 100 elisir. E voi sapete benissimo che 100 elisir praticamente ci consentono di non preoccuparci più per quanto riguarda le cure. Quindi ci consente praticamente di giocare con una scioltezza incredibile. E potremmo anche sprecarne e potremmo anche utilizzarne durante il gioco. Solitamente gli elisir sono degli oggetti che si tengono sempre cari, che si tengono sempre da parte nel dire no, non lo voglio usare, perché l'elisir solitamente cura tutti i punti HP, cura pure tutti gli MP, cura diciamo tutto, e allora si cerca di utilizzare solo nelle condizioni di emergenza. Noi invece, per flexare il fatto che abbiamo le carte lunghe, per non dire un'altra cosa, flexiamo il fatto di avere 100 elisir, così giusto per dire va bene, si può fare. Poi, una volta fatta questa, ora dovremo completare una bella porzione di trama. E poi, una volta completata questa bella porzione di trama, faremo tante piccole cose per aiutare o comunque per migliorare la situazione futura. E questa è una cosa molto importante. Ok. Lui è Zell. E lei è Selfie. Piacere. Per di qua. Ok. Andiamo a vedere la situations. Ok. Mettetevi comodi. L'operazione di questa volta richiede grande professionalità. Il nostro nome, Goofy del Bosco, rimarrà nella storia dell'indipendenza di Timber. Emozionante, no? Tutto cominciò quando ci impossessammo di informazioni top secret di Galbadia. Io le ho prese. Ovviamente bisognerebbe doppiare, diciamo, in concomitanza, perché parlano praticamente uno sopra l'altro, ma siccome io sono da solo, non si può fare. Pare che un super VIP di Galbadia verrà qui a Timber. Un super VIP! Vincer Deling, il malvagio presidente di Galbadia. Il malvagio Vincer Deling. Pessima reputazione anche a Galbadia. Presidente di nome, dittatore di fatto. Deling arriverà col treno speciale da Galbadia fino a qui a Timber. Il piano è prendere quel treno e... polverizzarlo con lanciamissili! Oh, no! Così è un po' troppo. Ma insomma, di che si tratta? In cosa consiste questo piano? Adesso vi spiego. Prima di tutto, vi spiego lo schema. Quello giallo è dove stiamo noi, il vagone base. Questo è il vagone sosia, uguale a quello del presidente. Sull'altro binario c'è la locomotiva e il vagone scorta 1. Nel vagone rosso c'è il presidente, che si chiama vagone presidente. L'ultimo è il vagone scorta 2. Da qui comincerà la nostra operazione. L'obiettivo finale dell'operazione è sostituire il vagone sosia con il vagone presidente. Salteremo dal vagone base su quello del presidente per poi rapirlo. Agiremo nei due punti di scambio che il treno fa prima di arrivare a Timber. Il piano si divide in 7 punti che ora vado ad illustrarvi. Quindi, e tra l'altro è una missione anche piuttosto particolare, perché voi pensate al fatto che loro sono dei ragazzini, però sono dei ragazzini che sono in grado di fare queste robe, cioè stare sul treno, sganciare il treno, sostituirlo, cioè non è una roba che solitamente si fa a quell'età. Stiamo parlando comunque di ragazzini che hanno sempre 16, 17, 18 anni, quindi... cioè, fondamentalmente parlando, è una cosa anche abbastanza pericolosa, Primo punto. Raggiungere scorta 2 e saltarci su. Salteremo dal tetto del vagone sosia sul vagone scorta 2.
2. Procedere con cautela su scorta 2. Tra l'altro si è confuso anche il tasto. Scorta 2 è dotato di sensori e controllato da soldati. Vi spiegherò più tardi come evitare i sensori. 3. Passare sul vagone presidente. Si può passare senza problemi sul vagone del presidente. Deling odia i sensori o essere circondato da guardie, perciò nessun problema. Quarto punto, primo sganciamento, vagone scorta 1. Se non sganciamo il vagone prima del primo punto di scambio del treno... Ablam! Esatto, perciò dobbiamo concentrarci e non perdere tempo. Istruzioni dettagliate ve le darò dopo. Punto numero 5, il vagone sosia e quello base si separano. Effettuato lo sganciamento dei vagoni, il vagone sosia e base si separeranno. Per un momento i vagoni saranno tutti allineati uno dietro all'altro, come in questo caso. Sesto punto, secondo sganciamento, vagone scorta 2. Qui avverrà il secondo sganciamento. L'operazione è simile a quella di prima. Poi settimo, fuga dei vagoni base e presidente. Quindi, se i due sganciamenti riusciranno, i vagoni di base e del presidente potranno fuggire. Dopodiché si tornerà nel vagone base e ci si preparerà ad affrontare il presidente. Quindi diciamo che il piano è comunque anche abbastanza articolato ed è anche abbastanza valido dal punto di vista strategico. Però pensate al fatto che questo piano è stato elaborato comunque da dei ragazzini, un pochettino lascia di stucco, no? Per effettuare lo schema dal punto 1 al punto 7 avete circa 5 minuti di tempo. Se non terminate l'operazione in tempo, il treno base si scontrerà con l'altro nel primo punto di scambio e sarà finito. 5 minuti? Ma è troppo poco! Abbiamo fatto una simulazione, li abbiamo finito in 3 minuti. I SID sapranno fare di meglio, no? Certo! Watts vi spiega ora che tipo di sensori ci sono nel vagone scorta 2. I sensori della scorta 2 sono di due tipi, sonoro e termico. Il sensore sonoro segnala i rumori che fate nei movimenti. Li hanno le guardie con la divisa blu. Il sensore termico segnala la vostra presenza se state fermi nello stesso posto. Li hanno le guardie con la divisa rossa. Quando le guardie aprono i finestrini del treno, attivano i sensori. Il campo d'azione dei sensori è limitato alla zona del finestrino. E allora come si fa ad evitare i sensori? Fondamentalmente dipende dalla guardia che c'è. Quindi stop con la guardia blu sensore sonoro, azione con guardia rossa sensore termico. Per i sensori è tutto qui, che poi qui in realtà è spiegato anche un po' male, perché in che cosa consistono questi sensori? Come spiegato ovviamente i sensori rilevano la vostra presenza, quindi qual è la differenza tra il sensore blu e il sensore rosso? Il sensore blu capta il suono che noi facciamo sia se ci muoviamo e sia se utilizziamo il tastierino per sbloccare le locomotive. Mentre invece la guardia rossa, che ha il sensore di movimento, comunque il sensore, diciamo, termico in questo caso, rileverà la nostra presenza anche se stiamo fermi. Quindi se noi siamo sotto nella parte del vagone dove andremo a sbloccare il treno e restiamo fermi, verremo sgamati lo stesso. Quindi sarà importante gestire la fase ovviamente ascendente per evitare di farsi vedere e quella discendente per non farsi vedere. Per i sensori è tutto qui. Ora parleremo dello sganciamento dei vagoni di scorta 1 e scorta 2. Domandina! Come facciamo a sconnettere due vagoni se il treno continua a viaggiare? In genere non si possono sganciare i vagoni esternamente, ma possiamo farlo col sistema di controllo. Dobbiamo disabilitare il sistema di connessione dei vagoni per un po'. Per disabilitarlo si devono digitare una serie di codici. I codici di accesso li ha Rinoa. Digiterò i codici sul posto. Squall si calerà giù dal tetto del treno e digiterà i codici d'accesso. Bene Squall, ascolta cosa devi fare. Il codice d'accesso è composto da 4 cifre. E qui entra in gioco la mod che fa vedere i tasti e non quelle maledettissime scritte B1, B2, B3... eccetera eccetera, che sono un pugno nell'occhio. Quindi grazie a Dio la mod funziona. Il codice d'accesso è composto da 4 cifre. Nel pannello di controllo ci sono 4 tasti, X, triangolo, cerchio e quadrato, che utilizzerai per comporre il codice. Per esempio, se il codice è 3124, dovrai premere i tasti quadrato, cerchio, X, triangolo,
perché appunto il 3 corrisponde al quadrato, 1 corrisponde al cerchio, 2x e 4 triangolo. Devi essere veloce nella digitazione, hai circa 5 minuti di tempo. Se non inserisci velocemente le cifre, il codice automaticamente cambierà e dovrai ricominciare da capo. Stai attento. Se sei veloce nella digitazione, disattiverai il sistema di connessione. Dopo poco, i vagoni si sganceranno e uno del gruppo si occuperà dell'operazione di scambio. L'operazione di sganciamento in tutto si effettua 2 volte. Fai il più in fretta possibile. Facciamo una prova di digitazione del codice? Devi introdurre 3 codici. Per interrompere l'operazione, premi L1. Allora, codice 2331. L'ho fatto troppo veloce. 4312. Come codice errato? 4 è giusto. 3131. No, me li ha dati al contrario. 1224. Me li ha dati al contrario. Ora me li ha dati. Va bene, fine della spiegazione del piano. Non c'entra niente però. Perché il modello del treno del presidente è fatto così male? Ha fatto Rinoa, gli altri li abbiamo comprati. È dipinto proprio male. È vero. Cattivi, l'ho fatto apposta. Apposta. Perché ci ho messo tutto l'odio che ho per quell'uomo. Eh? Ah, certo, l'odio. Ma certo, l'ha fatto così male perché lo odia. Va bene, adesso basta parlare di questo. La spiegazione è finita. Va bene. Speriamo... Hai capito tutto? Sì. Speriamo che vada tutto bene, perché a volte me li mette giusti, a volte me li mette male. Vediamo. Bene, decidiamo le squadre. Per la parte logistica ci penso io. Ai ai ai, che mal di pancia. Sospiro di sollievo. Ma ci stiamo muovendo di nuovo? Vado a vedere che succede. Ah, appena siete pronti, fate un cenno a Watts. Mi raccomando, sbrigatevi. Va bene, noi siamo già pronti in realtà. Non abbiamo nessun tipo di problema. Possiamo tranquillamente andare. Signore, ha visto il manichino del presidente? Lo vado a vedere, è perfetto. Il piano del sequestro è duro, ma faccia il suo meglio. Pronto? Yes. Cominciamo. Squall, qui. È bella questa parte, è fighissima. Stiamo per raggiungere il vagone scorta. Saltiamo di là? Se saltiamo appena arriva il treno, risparmiamo un po' di tempo per dopo. Da ora al completamento dell'operazione, compresi i 2 sganciamenti, abbiamo 5 minuti. Muoviamoci ora, altrimenti ci rimane poco tempo per dopo. Squall, selfie, Zell, forza. Ok. Via. Squall, qui. Ecco qua. Soldato, sensore sonoro, e invece l'ufficiale, sensore termico. Passato il vagone del presidente, comincia la prima operazione di sganciamento. Muoviamoci. Ok. Tutto regolare, signore. Ancora tu. E sono 27 volte. Prima di arrivare a Timper, quanto ancora mi disturberai con questi stupidi rapporti? Scusi signore, ma è mio dovere... Come si fanno a fare simili rapporti? Bah, non sono affari che mi riguardano. Mi scusi signore. Accidenti, questo mese niente stipendio. Io ora come faccio? Avrei voluto sposarmi. Questo è il primo punto di scambio. Qui faremo il primo sganciamento. Come ha detto Watts, ci sono 2 sentinelle di guardia. Zell e Selfie, voi due tenete d'occhio le guardie. Avvertiteci quando stanno per avvicinarsi. Ho capito, io controllo la guardia blu a sinistra. E allora io quella rossa a destra. La guardia rossa è sempre abbastanza vicina, perciò Squall, stai attento. Premendo L1 puoi controllare la tua sinistra, lasciandolo tutto ritorna come prima. Sei pronto per il codice d'accesso? Ti ricordi come si dice del codice? Certo che me lo ricordo. In tutto devi digitare 3 codici. Se tutto va bene, vedrai i vagoni sganciarsi. Bene, Squall. Ora prepara la corda. La corda.
scendi e dici del codice premendo il tasto giù. Per ritornare sopra il tetto, premi il tasto su. Non puoi tornare su mentre digiti il codice. Cominciamo? Yes. Ancora 4 minuti e il primo punto di scambio. Forza, Squall. Vai, forza, veloce. 2-1-4-3. Ok. 3-4-4-3. Vai, dai, veloce, veloce, sali. Ok. Fortunatamente le guardie solitamente arrivano tutte e due contemporaneamente, quindi nel momento in cui arrivano tutte e due, loro guardano un secondo e poi possiamo scendere subito. 3-4-1-2. Perfetto. Ora me li sta dando giusti. Quindi fortunatamente i tasti ora me li sta dando giusti. Non so perché prima me li ha dati sbagliati nonostante tutto. Secondo me c'è qualche conflitto che ovviamente è dato dall'emulazione del controller. Ci sta. Ci può stare come cosa, però. Vabbè. Uffa, ora si arrabbia di nuovo. Ma il mio lavoro. Tutto regolare, signore. Strano che non ti sia arrabbiato. Legge persino il giornale. Che succede? Qualche problema? Sono di pessimo umore ora. Se non ci sono novità, sparite. Che però questo è il manichino. Ah, sì, signore. Ehi, ti sei addormentato? Torna alla postazione. Sì, signore. Mi sono giocato anche lo stipendio del mese prossimo. Mi sono sbagliato? L'interno di questo vagone sembra diverso dal solito. Accidenti. Il matrimonio me lo posso pure scordare. Questo è il secondo vagone. Dobbiamo sganciare anche questo. Come ha detto Watts, ci sono due sentinelle di guardia. Zell e Selfie sono giù a dare una mano agli altri. Quindi devo controllarmele praticamente da solo. Questa volta devi controllare da solo. Premendo R1 puoi controllare a destra. Se lo lasci tutto ritorna come prima. Adesso digita il codice d'accesso. Ti ricordi come mettere il codice? Sì, me lo ricordo. Devi digitare 5 codici e se tutto va bene vedrai i vagoni sganciarsi. Ok. Ora la cosa migliore qua è mettere 2 codici e poi risalire. 4-2-4-2. Vai, veloce. 1-4-3-3. Ok. Ora saliamo. Perché le guardie arrivano. Quindi arriva la prima. Arriva la seconda. Possiamo scendere. E ora qui se siamo veloci possiamo metterli tutti a 3. 2-1-3-4. Ok. Vai, veloce. 4-2-4-3. Merda, 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 sali. Ok. Va bene, ce la facciamo in tempo. 1-2-3-2. No, merda. No, merda, 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 merda. Ok. 2-3-1-3. Me l'aveva dato sbagliato di nuovo il tasto, eh? Me l'aveva dato sbagliato di nuovo. A quest'ora ce l'avevo fatta subito. Effettivamente questa parte vissuta da piccolini può sembrare ansiogena. È un po' ansiogena. Però è anche bella, è proprio molto bella. Ci sono i filmati, praticamente tutto si camuffa nell'ambiente di gioco. È veramente figo, veramente figo. L'idea è veramente figa. Ecco, e qui come potete vedere si sono sganciati i vagoni e via. E noi invece abbiamo rubato il vagone del presidente.
Finalmente, dopo tanta attesa, incontriamo Vincer. Perfetto, signore. Fantastico. Che forza. Ecco, e il rango Seed è aumentato di un grado. Perché abbiamo lavorato bene. Allora, lascia a me la parte logistica, signore. E poi parte logistica. Ai ai ai. Ecco. Voi tre, ditemi quando siete pronti. Così cominciamo le negoziazioni con il presidente. Negoziare? Meglio contro la DGF. Ecco. Questa è ovviamente una piccola roba del fatto che praticamente stiamo per affrontare una boss fight. Ci sta praticamente il gioco ci sta dicendo: oh, controlla GF perché dovrai combattere. Tra l'altro non vi ho fatto vedere i junction, perché ho sistemato anche i junction, ovviamente. Come li ho sistemati i junction? Ovviamente con Zell ho messo magia e rivela zone, dato che lui sarà fondamentalmente il nostro mago, e ovviamente non avrà forza. Perché non avrà forza Zell? Perché io ho messo lo status Ade nell'arma. Quindi lui praticamente attaccando, anche avendo praticamente zero di attacco, ha la possibilità di poter shottare i nemici perché può applicare Ade al 100%. Quindi non ho bisogno di avere una forza esagerata, perché lui i nemici li ammazza tranquillamente. Cioè non ha bisogno di avere forza, quindi anche se abbiamo forza 19 in questo caso, lui con Ade al 100% può shottare chiunque. Squall invece è un mostro senza senso, perché io ho messo forza 60, forza 40 e anche HP più 80%. HP più 80% io l'ho messo per la questione del andare subito sotto gli HP gialli e poter fare subito Renzokuken, perché più gli HP sono alti, più il limite degli HP gialli si assottiglia e quindi diventa più facile andare ad HP gialli, soprattutto in questa fase di gioco. Quindi ho preferito questa opzione, anche se poi in realtà se volessi diventare ancora più forte posso fare anche forza 20% e arrivare praticamente a 213 di forza. Mi serve essere così forte al momento? No, perché tanto non ne ho bisogno, quindi posso mettere HP più 80% e quindi sono a posto. E l'unica cosa che sicuramente dovrò cambiare è poi il GF, perché è vero che qui posso mettere Diablos, però Diablos forse mi conviene metterlo a qualcun altro. Perché per quanto riguarda i Junction, io praticamente l'unico che mi serve fondamentalmente Ifrit per avere la forza. Quindi diciamo che in realtà Diablos potrei anche toglierlo in realtà. E potrei darlo... Diciamo che Diablos mi serviva solo per avere il terzo slot abilità. Solo che il terzo slot abilità non lo utilizzerò per il momento, anche perché avremo modo di avere poi i tre slot per tutti quanti, quindi non è un problema. E posso dare Diablos a... Lo diamo a lei. In modo tale che così le diamo incontri 0. HP 80% e vabbè, HP 40%. Giusto per, senza problemi. Visto che lei comunque il junction sugli HP non ce l'ha, glieli diamo grazie appunto a Diablos, che almeno le permette di aumentare... le permette praticamente di aumentare gli HP. Va bene, direi che ci siamo. Anche se in realtà questo boss è uno praticamente dei boss più facili di Final Fantasy VIII. E ora capirete il perché. Dato che abbiamo fatto questa roba, io direi di fare un piccolo salvataggino. Proprio molto, molto tattico. Anche per evitare magari crash e robe strane. Così abbiamo la possibilità di potercela sistemare in tutto e per tutto. Siamo pronti, andiamo. Presidente Deling, non opponga resistenza o gliela farò pagare cara. Se oppongo resistenza, cosa mi fa, signorina? Eh? Che c'è? Che peccato. Non sono il presidente. Sono una specie di bersaglio umano.
La resistenza stava diventando troppo pericolosa qui a Timber. Abbiamo fatto girare la notizia che il presidente era su questo treno e voi siete caduti nel tranello. Tranello? Sono stufo di star seduto, mia cara signorina. E allora? Cosa hai detto che mi facevi se ti avessi fatto resistenza? Non me lo dici più? Ecco qua. Siete proprio divertenti. Siete solo dei mocciosi e osate affrontare il grande Deling. Ecco, e qui ovviamente il gioco ci aveva avvisato che avremmo combattuto una boss fight. Eccolo qua, guarda che fiero. Siete caduti in trappola. Ma non c'è problema, perché la prima fase la sciottiamo in questa maniera. E qui adesso arriva la vera forma del bersaglio umano. Eccolo qua. Bello, fiero. Questo mostro, nel, diciamo in particolare, è uno dei più deboli di Final Fantasy VIII. E uno potrebbe dire, sì, va bene, siamo all'inizio del gioco, quindi ci sta che tu, essendo così forte, possa letteralmente distruggere questo boss. Non è esattamente così, perché questo boss non è tanto scarso perché noi siamo così forti, ma è scarso perché è uno zombie. E per chi ovviamente conosce i giochi di ruolo e ha avuto modo di giocare a degli RPG o dei giochi di ruolo in generale, proprio letteralmente dei GDR, sa che gli zombie tendenzialmente sono deboli a due cose. La prima è il fuoco. La seconda, le cure. Quindi, per poter eliminare questo boss senza praticamente sporcarsi le mani, si può letteralmente utilizzare un oggetto, in questo caso un'extra pozione che cura completamente gli HP dell'avversario, in questo caso i nostri HP o gli HP dell'avversario, e fare praticamente così. Letteralmente, e shottarlo. Easy. No problem. Ovviamente non si prende esperienza perché è un boss, però si prendono gli AP. Quindi avremo la possibilità di prendere 20 AP e apprendere tanta bella robetta. Accidenti, il presidente era solo un sosia. Che rabbia essere imbrogliati così. Notizie, signore. Brutte notizie. La direzione del presidente è cambiata. È diretto alla stazione TV. È pieno di sentinelle. Stazione TV? Perché va fino a Timber? Anche da Calbadia si può trasmettere. Capo squadra, c'entra qualcosa la torre di Dollet? Perché? La torre di trasmissione funziona di nuovo. Era fuori uso da molto tempo, ma Calbadia l'ha rimessa in funzione. Davvero? L'unica stazione radiotrasmittente in funzione è quella di Timber. Le altre stazioni emittenti possono usare solo le comunicazioni via cavo. E quindi? Stanno usando le onde radio. Possono trasmettere anche nelle aree non collegate via cavo. Quello l'ho capito. Quello che volevo sapere è cosa vuole trasmettere il presidente. La stazione radiotrasmittente. Si possono trasmettere informazioni anche dove non c'è connessione via cavo. Ma quale messaggio vorranno trasmettere? Tutti per uno! Uno per tutti! Ecco, selfie ovviamente. Come sempre. Le onde radio sono fuori uso da 17 anni. Ed ora dopo tutto questo tempo... 17 anni? Sarebbe fantastico se la prima trasmissione fosse la dichiarazione di indipendenza di Timber. Oh, non è detto che non si possa fare. Pensiamo ad un piano? Eccoli là, i cervelloni che ora si uniscono e iniziano a pensare. Aspettate un attimo. Ecco, nel frattempo, se ovviamente vi va curiosare in giro, qui è possibile leggere praticamente tutte le informazioni del presidente Deling che i gufi del bosco hanno raccolto. Numero 1, mensile, politica e mistero. Il presidente Vincent Deling è in realtà il dittatore di Galbadia.
Perché dominatore incontrastato? Sveliamo questo segreto. E qui si può continuare a leggere. Numero 2. Politica e mistero. Il presidente Delling entrò in carica al termine della seconda guerra della strega. Per ottenere il supporto del popolo, diede avvio alla repressione di Timber. È stato il debutto di un solo uomo spietato e crudele come nessun altro. Il nostro paese, Timber, divenne un sanguinolento campo di battaglia. Fu allora che cominciò la dittatura di Vincent Delling. Si continua. Numero 3. Col fine di isolare gli oppositori al regime, venne costruita la prigione Area D nel deserto a sud di Delling City. Per la costruzione il popolo sopportò un duro aumento delle tasse che ridussero del 50% i consensi a favore del dittatore. Tutti gli oppositori, sia di Timber che di Galbadia, vennero rinchiusi nel cosiddetto carcere senza ritorno. Intere famiglie degli oppositori vennero deportate al fine di stroncare alla radice i movimenti di rivoluzionari. Il tiranno Delling costituì un gruppo di uomini consenzienti alla sua politica che rafforzarono ulteriormente la dittatura. Dovrebbe esserci l'ultimo, forse? Esatto, ultimo numero del mensile, Politica e Mistero. Ad eccezione di Estar, che ha interrotto le comunicazioni, l'esercito di Galbadia è l'unico al mondo a possedere missili a lungo raggio. I missili a lungo raggio non sono ancora mai stati usati in guerra, ma la sola esistenza è tema inquietante in tutto il mondo. Dotati di un sistema che non necessita segnali onde radio per colpire il target, sono detti missili, ma la loro vera natura è ignota. Quando il presidente Delling vorrà, sarà sufficiente premere un bottone e... quel giorno... Tim. Alla fine i caratteri sono sbiaditi, non riesco a leggere. Ok, fine. Quindi dà praticamente qualche informazione sul mondo di gioco e dà anche qualche informazione per quanto riguarda anche la politica del mondo di gioco, perché... diciamo che l'aspetto politico su Final Fantasy VIII non è da sottovalutare. È comunque un aspetto molto molto importante. Ah, proprio in tempo per la definizione del piano. Oh Gesù. Prima fammi vedere il contratto del Garden. Oh, certo. Bello come glielo strappa dalle mani ogni volta sta scena. Che c'è scritto? Il Garden di Balamb, contraente A, stipula un contratto con i gufi del bosco, contraente B, accordando la missione dei Sid, contraente C. Il contraente A, stipulato il contratto con B, permette l'immediata esecuzione della missione. C dovrà eseguire le istruzioni tattiche dettate da B, ma sotto previa notifica di A. Che accidenti vuol dire? Non ho capito. È un po' complicato. Quando gli ho detto che non avevo capito niente, mi ha dato un altro foglio. E lui sempre... Sid è molto gentile. Che dice stavolta? Ai gufi del bosco. Il contratto della vostra missione con i Sid scadrà all'indipendenza di Timber. Vi prego di collaborare con i Sid al fine di conseguire l'obiettivo desiderato. Si rende noto che... essendo un contratto particolare, nel caso venissero a mancare membri Sid, non potranno essere sostituiti. Il preside del Garden di Balamb, Sid Kramer. E guarda lui come viaggia nel frattempo là, che è fiero. Fino all'indipendenza di Timber. Ma questo è troppo generico. Siete professionisti, no? Niente lamentele. Allora, decidiamo le squadre. Per la parte logistica ci penso io. Ai ai ai, che mal di pancia. Sempre la solita roba. Dunque, di noi quattro, la squadra che andrà alla stazione TV sarà... ecco, ovviamente qua Rinoa è obbligata ad essere inserita. E noi ci portiamo... vabbè, ci portiamo Zell uguale, alla fine non cambia nulla. E poi facciamo il cambio Junction. Ecco qua, così... non devo cambiare tutto e sono già a posto. Ok, ci siamo. Io direi di fare un altro salvataggino che ci sta. Sempre al solito fine di evitare dei crash. Ah, la stazione TV. Col treno locale ci si arriva subito, ma le linee locali, le transcontinentali, i treni di città sono interrotti ora.
Ma non si preoccupi, signore, chiediamo a qualcuno in città. Pronto? Sì. Signore, non si preoccupi, qui tengo sotto controllo io. Va bene. Un nuovo arrivato che raccoglie informazioni. Cercavo notizie a proposito della visita del presidente. Era un tipo educato, un po' strano per essere uno di qui. Dava a tutti del signore. Ho capito di chi parli. Era insieme a tre tipi sospetti che venivano da Balamb. Faccio controllare tutti i ragazzi sospetti della zona. Ma non si può ispezionare così a casaccio. Faremmo solo preoccupare la gente così. Ecco, nel frattempo. Hanno tentato di rapire il presidente. È un'offesa nei confronti di noi soldati di Galbadia. Appena li trovo li faccio rinchiudere in prigione. Vi prego, ascoltate fino alla fine. Ciao. E invece già sono partiti tutti per la tangente, sti cazzi. Ah, ora mi ricordo. La stazione TV è quella che si vede dietro la redazione di Timber Maniacs. Cercate di arrivare fin lì. La stazione TV dovrebbe essere là vicino. Muoviti, i soldati di Galbadia stanno per arrivare. In città è pieno di guardie, state attenti. Anche gli alberghi sono tutti pieni. Se vi sentite male, ricordatevi che le lacrime di gufo sono miracolose. Forse a voi non servono, ma le potete trovare alla casa del vecchio che vive ai confini della città. Eh? E questa è un'informazione molto importante. Non mi abbandoni, signore! Ok. Il problema per noi non si pone, perché ovviamente con Zell, avendo praticamente con Rinoa incontri zero, noi non incontreremo nessuno per strada, quindi potremo tranquillamente viaggiare. Le informazioni che ci ha dato Vaz però sono molto interessanti, perché una è la giustificazione del fatto che all'interno di Timber ci siano i soldati di Galbadia. Quindi se noi girovaghiamo tondo, praticamente abbiamo la possibilità di scontrarci contro degli avversari, quindi contro dei nemici. Mentre invece noi con incontri zero non avremo questo tipo di problema. Ci sono un paio di cose da fare a Timber prima di completare questa parte di trama, che poi ci permetterà di sbloccare tutto quello che verrà dopo, e quindi andiamo con ordine. Una delle prime cose da fare è entrare al pet shop. Il pet shop è il negozio dedicato agli animali in generale, però al tempo stesso è dedicato soprattutto ai GF. Vi consentirà comunque di comprare tanti oggetti che potranno essere utilizzati ai GF. Però perché è importante anche per gli animali? Perché Rinoa ovviamente possiede il cane. Quindi il fatto che Rinoa possiede il cane e che noi possiamo sfruttarlo in un modo o nell'altro all'interno del gioco ci consentirà di apprendere delle tecniche, quindi ci consentiranno di ottenere delle tecniche nuove. Le utilizzeremo? No, probabilmente no. Però è giusto averle perché, come dicevamo prima, stiamo parlando di un perfect game. Quindi, come potete vedere, abbiamo tutto ciò che ci serve per i Guardian Force, ma quello che noi dobbiamo comprare in maniera, diciamo, completistica, mettiamola così, sono il cane 1 e il cane 4, per avere appunto le notizie e per avere anche questi oggetti che fanno parte del curriculum. E poi le smemo erbe. Ne posso prendere solo 8? Va bene, prendiamone 8, sti cazzi. Tanto i soldi li rifaremo dopo, non è un problema. La smemo erba è molto importante perché, come dice l'oggetto stesso, se ve lo faccio leggere... che dovrebbe essere però da questo parte... Eccola qua, smemo erba. Fa dimenticare le abilità al Guardian Force. Perché questa... smemo erba è importante? Perché far dimenticare delle abilità al Guardian Force in realtà ci tornerà utile. Non adesso, perché per il momento devono ancora apprendere altre cose, poi non c'è fretta di fare questi setup, anche perché poi ci vorranno altri Guardian Force, perché ovviamente con altri Guardian Force poi si potranno sistemare le build di ogni personaggio. Però saranno importanti, perché cancellare delle abilità dei Guardian Force ci consentirà di apprenderne altri.
purtroppo i Guardian Force possono apprendere tot abilità. Una volta apprese quelle tot abilità non potranno apprenderne in più, quindi bisognerà fare spazio. E la smemoerba serve proprio a questo. Mentre invece il cane 3 e 4 andiamo a vedere che cosa sono. Il cane numero 3. Una recente ricerca afferma che esiste uno stretto rapporto fra le facoltà dei cani e la luna. Romantico, eh? Sai, c'è una tecnica che può aiutarti a potenziare la forza lunare del tuo cucciolo, è chiamata luna invisibile. E sei curioso e vuoi scoprire il misterioso potere lunare che per un momento rende invincibile tutta la squadra, passeggia molto col tuo fedele amico. Vedrai, la imparerà presto. Questo perché è un suggerimento per farti cambiare l'apprendimento dell'abilità del cane che si sblocca per l'appunto camminando nella world map con il cane, quindi con Rinoa nel party. Il cane numero 4. Non ti è capitato mai di essere assalito e messo fuori combattimento da un mostro? Anche se recuperi le forze con la magia Raze, le tue condizioni fisiche non saranno delle migliori. In questi casi disperati ci vorrebbe qualcuno che arrivi subito in soccorso. E allora eccoti, XX aiuta tutti. Su XX metti il nome del tuo cane. È la tecnica che, per incanto, fa trovare al cane la coda di fenice che ti rimette in sesto. Non mi serve un cazzo questa abilità, però era giusto per averla, quindi va bene così. Va bene, una volta fatto questo, facciamo un paio di robe secondarie, in realtà, che si possono fare anche dopo, però. Sembra proprio che i treni siano fermi ora. Di solito passavano qui sotto, mi fermavo spesso a guardarli. Piccole osservazioni, niente di che. E ora non mi ricordo se potevo craftare le armi, perché qui c'è appunto... No. Non posso craftare altro per Rinoa. Il Boom and Fierce, ma lei già ce l'ha. Come Transcard... Non ho altri oggetti da transcardare? No. Ok, pensavo di poter craftare qualcosina, invece no. Va bene. All'hotel ci andiamo dopo. Ecco, scenetta extra. Sai cosa faremo ai tuoi cari figli se lascerai passare quelli della resistenza? Muoviamoci, dobbiamo andare alla stazione TV. E invece noi... Ho sentito che voi di Timber siete sostenitori della resistenza. Che stupidi, non capite proprio cosa sta facendo Galbadia per voi e per questo posto. Come puoi dire queste cose? Avete invaso il nostro paese e pretendete riconoscenza. Noi vogliamo solo poter vivere come uomini liberi, ma esseri senza cuore come voi non potranno mai capire il valore della libertà. Siete voi gli stupidi, non riuscite a capire l'orgoglio di un popolo. Bastardo! Fermo! Ecco, e qui ovviamente interveniamo per aiutare le guardie, che giustamente... Ora, attacco alle spalle qua effettivamente è un po' particolare come cosa, dato che siamo noi ad averli attaccati frontalmente, quindi è un po' strana questa roba. Vediamo se mi funziona l'Hades di Zell. Madonna mia. Ah, vero, perché Selfie ha comunque il Junction Forza, quindi qualche danno in più lo faceva. In questo caso Rinoa ha preso la forza che aveva Selfie. Qui ovviamente esperienza obbligata, anche se in realtà ci sarebbe il modo per evitare di prendere esperienza anche con questi incontri. Ci sarebbe. Grazie, me la sono vista brutta. Mi dispiace, ma non si può passare da questo cancello. Scusa. Vabbè, e questo ovviamente noi lo sappiamo perché al momento il gioco ovviamente ci costringe a restare a Timber, visto che dobbiamo fare le cose di Timber. Quindi, torniamo indietro. L'hotel in questo caso sarebbe tutto pieno, se non mi ricordo male. Ehi, Rinoa, anche oggi il tempo è splendido. Sì, è una bella giornata. Perché non riesco a dire niente di interessante? Sono un imbecille. Ah, Rinoa, ecco, sì, vedi, tieni questo, io vado, ciao. Ottenuto pozione. Sì, ragazzi, lui, come possiamo definirlo, è un simpatizzante, ok? Quindi che cosa vuol dire? Che se noi usciamo e rientriamo nella schermata con Rinoa o un'altra ragazza nel party, lui praticamente sarà qui.
e praticamente ogni volta, se assisteremo alla stessa scena, potremmo farmare le pozioni all'infinito. Ci serve farmare pozioni all'infinito? No, perché abbiamo 100 elisir, quindi non ha senso, però era giusto carino farvelo vedere. Ok, andiamo da quest'altra parte e qui arriviamo alla sede centrale del Timber Maniacs, ovvero le riviste che praticamente sono sparse in tutto il mondo di Final Fantasy VIII, ovviamente, e che noi andremo a raccogliere. Quindi entriamo. E l'unica cosa che in realtà dobbiamo fare qui è solo controllare... no, ferma. No, niente di... Ok, va bene. Ecco qua. Ho ottenuto la mia vicina, che è praticamente un oggetto unico, che potrebbe essere interessante in futuro, ma poi capiremo il perché comunque non lo daremo via così facilmente, perché ripeto, è un oggetto unico e noi come oggetti unici ovviamente ce li vogliamo tenere il più possibile. Se andiamo a leggere la descrizione della mia vicina, ecco, contiene foto erotiche. Contiene foto erotiche. Bello, molto bello. Va bene, a questo punto entriamo in questa casa. Ovviamente possiamo entrare in qualsiasi casa perché siamo su Final Fantasy. E affacciamoci alla finestra per scoprire dove andare, perché quello che ci ha detto Vaz era per l'appunto la stazione TV si trova dietro il Timber Maniacs. Però come fai ad andare dietro il Timber Maniacs? Da qui. Questa è la strada che ti porta dietro il Timber Maniacs. Vista panoramica, 10 kill, prego. Oh no, di nuovo. Quante volte ti ho detto di non chiedere soldi alla gente? Bella sculacciata. Uffa, oppure abbassato i prezzi. Prima erano 1000 kill. Non sto parlando di quanti soldi. Non si devono chiedere e basta. Vista panoramica gratis. Ecco. Ovviamente nel mondo di fantasy in generale c'è sempre questa peculiarità del fatto che tu possa entrare nelle case, possa rovistare gli oggetti, possa rovistare i forzieri, possa creare anche un po' di soqquadro all'interno delle case, ovviamente, dei personaggi. E solitamente nessuno ti dice niente, cioè nessuno ti rimprovera del fatto che tu entri nelle case o del fatto che tu ti metti a curiosare in giro. Diciamo che qui è contestualizzato e dopo capiremo il perché. Però questa è una peculiarità di vari Final Fantasy che delle volte ti lascia anche un po' sorpreso. Anche se qui, ripeto, è contestualizzato, quindi ci può stare. Tra virgolette ci può stare, perché ovviamente ci può stare. Ecco, qui abbiamo altre interazioni, abbiamo altre robe. Prima di scendere da quel lato, andiamo di qua. Andiamo di qua e quel salvataggio che vedete lì sulla destra è un salvataggio speciale, perché può essere visto solo se si possiede rivelazione. Infatti rivelazione è l'abilità di Siren che ci consente di vedere save point nascosti e anche fonti energetiche che tendenzialmente non potremmo vedere normalmente e che sarebbero in un qualche modo coperte o in generale non visibili all'interno del gioco. Perché è importante avere rivelazione? Perché in alcune zone del gioco salvare sarà fondamentale. Quindi è ovvio che avremo la possibilità di dover e la necessità di dover salvare in alcuni punti. E uno ve lo farò vedere oggi se ci arriviamo. Entriamo qui nella casa, perché se vi ricordate, Vaz ci aveva detto che gli alberghi sono chiusi o comunque gli alberghi sono pieni, quindi tecnicamente se noi vogliamo curarci e vogliamo ritornare in forma dobbiamo utilizzare le lacrime di gufo. Cosa sono queste lacrime di gufo? Uno potrebbe pensare che siano degli accessori, siano degli oggetti,
siano chissà che cosa. In realtà no, è semplicemente il vecchio che abita al confine della città, così come ci ha detto Vaz, che ci permetterà di bere da questo rubinetto. Bere dal rubinetto ci consentirà di curarci. Quindi per chi vuole farmare esperienza, per chi vuole combattere, per chi vuole allenarsi all'interno di Timber, può farlo. Perché appunto può bere qui, ripristinare gli HP e andare avanti in oltranza. Ehi, giovanotto, ti piace bere? Abbastanza. Ah, davvero? Bevi quanto vuoi dal rubinetto. È acqua, non fare complimenti. Sì, ragazzi, è acqua. Ora, vediamo se riusciamo... Ecco, ecco qua. Mi sento meglio. E tra l'altro si è sentito anche il suono della cura. Perché? Perché ovviamente il gioco vuole proprio questo, ovvero il fatto che noi possiamo curarci. Ora un secondo che io però devo mettere a caricare le cuffie, che mi si stanno scaricando. Ecco qua, oddio, il cavo però è troppo corto, mi sa. Quindi dovrò fare dei tracchigi, perché il cavo lungo l'ho lasciato di là, quindi va bene, lo devo tenere così, altrimenti mi cadono tutte cose. Ok, e praticamente questa è la possibilità di potersi curare anche senza potersi curare negli alberghi, in teoria. Perché solitamente se uno si riposa nell'albergo recupera tutta la salute. E c'è? Buono, no? Sì. C'è però una piccola cosa che si può fare in questa casa che potrebbe anche compromettere il rango Seed, perché è una cosa che compromette il rango Seed, ovvero controllare la credenza. Qui. Ecco qua, vedete? Squall può dire guardo nella credenza o lascio stare. Questa azione praticamente è l'unica azione sensata di Final Fantasy VIII. Perché se noi controlliamo per ben 4 volte all'interno della credenza, il vecchietto si incazzerà e ci caccerà fuori di casa e non ci permetterà più di poterci curare. Quindi noi tecnicamente potremmo guadagnare 500 kill, perché controllando la credenza più volte si otterranno alla fine 500 kill, però perderemo la possibilità di poterci curare. Ci interessa questa cosa? No, perché tanto i soldi non saranno un problema, quindi... È inutile abbassare il rango Seed, perché rubare in casa delle persone ovviamente ci farà abbassare il rango Seed. Quindi non ha completamente senso per quello che dobbiamo fare. Mentre invece qui, come potete vedere, cambia la telecamera e ci sono i binari vuoti che per il momento non ce ne facciamo niente. Quindi torniamo indietro. E adesso possiamo andare verso il bar, verso questa zona, il pub in realtà. Sono dei mediocri campagnoli, ma questa città non è male. Ehi, calmati ora, la gente di Timber odia già abbastanza Galbadia, non credi? Prendiamoli! Totalmente a caso. Ciao ragazzi, buonasera ovviamente a quelli che si sono aggiunti. La mamma è più preoccupata del figlio imprenditore, esattamente. Allora, questo lo sciocchio, vediamo se mi funzionate. Sì. Avete visto? Ho fatto 49 danni, ma Zell ha praticamente shottato l'avversario. Perché? Perché si è attivato Ade. Fighissima sta roba. Fighissima. Bellissima, bellissima. Raga, vi leggo dopo un po'. Sono abbastanza concentrato perché devo ricordarmi anche le cose che devo fare. Non lo faccio con cattiveria. Voi lo sapete, però... Se vi offendete, io non vi mando i piedini. Non vi mando i piedini. Che ci posso fare? Non ve li mando più i piedini. Non si fa. Non vi mando i piedini se vi offendete. Amen. Questo invece è un negozio oggetti, che sinceramente non ce ne frega nulla. E quindi possiamo entrare nel pub. Non ne posso più. Sono venuto da Dollet solo per fare un viaggio. I treni sono tutti fermi, gli alberghi pieni, ufficiali dappertutto. Aggredito dai soldati di Galbadia, derubato delle mie carte. Non è proprio il mio giorno fortunato. Fanno sempre così.
credono che con la forza possono permettersi tutto. Ti rubano i soldi, le carte e pretendono che te ne stia zitto. Sì, bravo, proprio così. Colpa delle resistenze che ha cercato di rapire il presidente. Per colpa loro hanno fermato tutti i treni. I soldati di Galbadia ora sono dovunque. Almeno fossero riusciti a rapirlo, il presidente. Non sanno che danno hanno arrecato ai cittadini. Questo è troppo. Sei tu che non hai capito. Per il futuro di Timber, la resistenza ha cercato di fermare il presidente. È colpa di quel maledetto e di quegli stupidi di Galbadia. La resistenza non c'entra niente. Ah. Piccola discussione, perché Rinoa si è sentita toccata del fatto che ovviamente viene accusata di aver mandato a puttane praticamente Timber, che fondamentalmente è anche così, però ovviamente ricordiamoci che Rinoa è comunque una ragazzina di appena 17 anni, quindi è un po' una bambinetta anche lei, cioè non è che sia così tanto matura. E quindi giustamente si sente toccata nell'orgoglio e quindi risponde a tu per tu. Inoltre, se ci avete fatto caso, i soldati che abbiamo sconfitto prima mi hanno droppato la carta, mi hanno droppato una carta. Ecco, era il riferimento al fatto che avessero rubato la carta a questo tizio. Che dobbiamo fare qui? Dobbiamo parlare con il signore e cercare di farlo spostare dalla porta, perché noi dobbiamo passare da lì. Dobbiamo andare verso la torre radio e se quel signore non si sposta, non possiamo fare nulla. Facci passare. Uffa, ora si ci mettono pure i ragazzini. Oste, portaci da bere. E qui ora invece possiamo scegliere la nostra azione. Potremmo parlargli delle carte e potremmo restituirgli le carte. Però sinceramente no, perché non c'è bisogno. Gli pago da bere. Ecco, ora qui noi dobbiamo scegliere la bevanda da offrire al nostro amico. C'è da dire che effettivamente parlando, la traduzione italiana ha un po' sminchiato questa sezione di gioco. Perché? Perché nella sezione inglese, o comunque nella versione inglese americana, chiamatela come volete, tutte queste bevande sono praticamente il riporto delle erbe Ghisal che noi abbiamo utilizzato su Final Fantasy VII. Se vi ricordate bene, quando abbiamo fatto la perfect di Final Fantasy VII, quando abbiamo fatto accoppiare i Chocobo, dovevamo utilizzare, o per livellare i Chocobo, per allenare i Chocobo, dovevamo utilizzare delle determinate erbe o delle determinate noci, se vi ricordate. Ecco, queste sono praticamente tutte dei riporti di Final Fantasy VII, una citazione a Final Fantasy VII per tutte le erbe Ghisal e le noci che è possibile trovare all'interno del gioco. Solo una di queste è sbagliata. È esattamente la bevanda che noi dobbiamo offrire al nostro ubriacone, praticamente. E quella sbagliata è questa qua, la Lygen. Oi, ragazzino, anch'io ho i miei gusti. Buono o cattiva che sia, voglio bere lo stesso adesso. Come? Perché non si è spostato? La Mimette. Cioè, la Mimette. Yeah, cioè... La Mimette. Cioè, gli ha dato come bevanda la Mimette, che tecnicamente non do... Cioè, non mi è mai successa sta roba. Non so se si può fare. Cioè, non mi ricordo se effettivamente la bevanda era randomica. Io mi ricordavo di no. Io mi ricordavo fosse sempre la stessa. Secondo me la mod mi ha sminchiato l'ordine delle bevande ed è per questo che ho sbagliato. Devo ricontrollare nella versione originale come erano distribuite le bevande. Devo controllare come erano distribuite le bevande, perché sono molto sicuro che quella vera, cioè la bevanda che io dovessi dare all'ubriacone, era la Lygen e non la Mimette. La Mimette è un'erba e tutte quelle che erano le erbe sono sbagliate. Infatti è fatta apposta, perché questo è un easter egg. È un easter egg riferito a Final Fantasy VII. Vabbè, comunque. Non sono un animale io, rispetta chi è più vecchio. Ecco qua, mi dà la carta. Oi, oste, non mi reggo in piedi, portami via. Certo, l'ho fatto ubriacare praticamente come una bestia. Però vabbè. Ok, e possiamo passare.
Questa la devo controllare, sta roba. Secondo me hanno scambiato l'ordine delle bevande. Probabilmente tramite la traduzione o quello che è l'hanno scambiato. I fratellini che si affacciano alla finestra da dove ci eravamo affacciati noi. E facciamo un bel salvataggino. Visto che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Ok. Andiamo avanti. DGF è Quetzal, Shiva, Ifrit, Diablos e Siren. Qui invece c'è un'altra cosa di cui dobbiamo discutere. È un messaggio criptico che si vede sul pannello. Ovviamente questa cosa penso che tutti i fan di Final Fantasy VIII la sapranno, perché l'hanno cercata o comunque ne avranno discusso a bizzeffe nei forum e in tutte le altre situazioni. Però se potete notare, all'interno di questo tabellone è scritto un messaggio. È scritto un messaggio che praticamente si ripete in loop. È un messaggio che si ripete in loop. Ed è un messaggio che ha un significato. Ha un significato che però per il momento lasceremo correre. Il messaggio è: Bring me back, I'm alive here. I will never forget about me. È una frase che ovviamente avremo modo di analizzare più in là all'interno del gioco, però è un messaggio. È un messaggio. Sarà importante? Sarà un messaggio importante? Sarà un messaggio non importante? Lo scopriremo poi. Ehi, una TV all'aperto. Che fastidio, ma cos'è questo ronzio? Stanno provando a trasmettere su tutte le frequenze, ma i disturbi di segnale sono troppo forti. Vero? Vero? Lo volevo dire io. Il presidente è entrato nello studio. Ci sono centinaia di sentinelle, non possiamo fare irruzione ora. Non possiamo fare irruzione. E allora cambiamo strategia. Se il presidente va via, anche le sentinelle spariscono, giusto? A quel punto mandiamo la trasmissione. Sarà meno di impatto, ma non possiamo far altro. Fare irruzione potrebbe essere pericoloso. Non ti preoccupare per noi. Seguiremo i tuoi ordini e combatteremo i tuoi nemici. E questo è il nostro lavoro. Dai gli ordini e noi li seguiamo. Anche se è una battaglia per sé in partenza... Patetici. Seguire gli ordini. Questo è il vostro lavoro. Comodo seguire solo gli ordini che ti danno. Di quello che vuoi. Usaci pure per raggiungere l'obiettivo che desideri. Anche se mi è difficile credere che ce la possiate fare. Cosa vuoi dire? Parla chiaramente. Lascio stare. Non ci abbandonare ora. Capisci che è importante. Not interested. Not interested. Qua proprio è lo spettro di Cloud che praticamente arriva. No, non è quello il messaggio in loop. No, no, non è quello. Non è gioculone il messaggio. Mi dissocio da questa affermazione. Non puoi abbandonarci. Questo è un ordine, l'ordine di un cliente. Non so quanto facciate sul serio. Discutete un piano e lo cambiate dopo 5 minuti. Se non vi diamo noi dei consigli, non sapete prendere una decisione. Come possiamo lavorare in questo modo? È stato un po' duro. Non mi scuso. Ciaddone. Rino è incazzato come un mostro. Beh, io... Forse ho sbagliato io. Credevo che con la Seed sarebbe andato tutto bene. Ma non è facile come sembra. Collaborerete con noi, ma non siete membri dell'organizzazione. Il piano allora è cancellato. Potete andarvene. Fare irruzione potrebbe essere pericoloso. Sentite, davvero pensate che ci stiamo divertendo? Noi facciamo sul serio. Tanto sul serio da star male. Eccola lì. Ehi!
e giustamente il gioco ci prepara al cambio di parti, quindi esce Rinoa ed entra Selfie. E finalmente abbiamo la trasmissione in diretta. I tecnici che sono tutti uguali. Prova. Ah, signori e signore, mi vedete? Mi sentite? Sensazionale, non credete? Non stiamo trasmettendo via cavo, ma grazie ad una stazione radio. È la prima trasmissione via etere dopo ben 17 anni. Siamo in live su Twitch? No, vabbè. Scusatemi, ma sono molto emozionato anch'io. Ho il piacere di annunciare che il nuovo astro del cielo è qui con noi per un annuncio al popolo di Galbadia. Signori e signore, il presidente Deling. Pinno in sottofondo, tutto figo, fiero. Buongiorno a tutti voi che mi seguite da casa. Sono Vincer Deling, presidente di Galbadia. Vogliamo porre fine a tutte le guerre nel mondo. Annuncio di pace? Purtroppo Galbadia però deve risolvere prima problemi esistenti con altri paesi. Per risolvere tali problemi ho nominato un rappresentante, un ambasciatore che sarà da tramite tra noi e gli altri paesi per cominciare il dialogo di pace. Tutto questo casino per presentare un ambasciatore? La strega! La strega? Oh! Safer! Ehi, professoressa Kistis! State lontani! Che facciamo, Squall? Non devi ucciderlo, hai capito? Niente, il nostro compito è assistere i gufi. Non è cosa che ci riguarda. Quadro di Timber, state guardando? Venite qui, subito! Avete il permesso, datemi una mano. Oh, la situazione è cambiata. Hanno il permesso. Squall, capo squadra. E quindi dobbiamo andare, perché abbiamo il permesso di poter aiutare. Squall proprio è ciaddone, ligio al dovere in un modo incredibile. È vero, dobbiamo cambiare il junction. Esatto. E andiamo verso la stazione. Blocchiamolo. Ma che diavolo fai? Non lo vedi? Che ci facciamo con questo? Che ci facciamo? Ah, conosce Rinoa, ecco perché è venuto. Ho capito. Tu e Rinoa siete... Taci, gallinaccio! È fuggito dal centro disciplinare. Ha anche ferito degli allievi. Questo idiota! Zell, ti prego. Basta. Professoressa, ho capito. Ci riportiamo questo scemo al Garden di Balam. Stai zitto! Ho capito, siete la squadra del Garden. Zell che... Ups. Vi avverto, vi mettete un dito addosso e l'esercito di Galbadia raderà al suolo il vostro Garden. Bene, posso andare ora. Complimenti, gallinaccio, tu e la tua bocca larga. Pensateci voi ora, professoressa e signor caposquadra. Minchia. E qui ora la il plagio più veloce della storia. Povero ragazzo. Non ti avvicinare. Povero ragazzo, sei talmente confuso. E allora cosa fai? Vieni o fuggi via? Decidi tu. Stai lontana da me. Il bambino che in te dice di venire, l'uomo che in te dice di fuggire. Non sai prendere la decisione giusta.
Vuoi qualcuno che ti aiuti? Vorresti uscire da questo inferno, vero? Aci, non ti vergognare di chiedere aiuto. Sei ancora un bambino. Smettila di chiamarmi bambino. Non vuoi essere più un bambino? Io non sono un bambino. Se non vuoi più essere un bambino, vieni con me. Ciao ragazzi! Io me ne vado con la mamma. E sinceramente ci sarei andato anch'io. Se devo dirla tutta, ci sarei andato anch'io con la mamma. Di qua, di qua. Ehi, ma Seifer dov'è? Non lo so. Sarà sicuramente bene. Quindi Zell direi che ci ha azzeccato da un lato, no? Dice, ma quindi tu e Rinoa siete... diciamo che magari si sono piaciuti. Hanno scovato la nostra base e l'hanno distrutta. Gli altri? Stanno bene sicuramente, sono tutti bravi a fuggire. Ok. Si sono spariti, tipo, se ne sono andati. Ok. Per un po' dobbiamo stare lontani da Timber. Portami in un posto sicuro. Forza, schiavo. Questo è un ordine, è una richiesta del cliente. Ricevuto. Entusiasmo a palla. Ok. Ponte assimilabile. Scan. Che Zell. Tanto uguale. E facciamo bel salvataggino anche qua. Che abbiamo finito questa parte un po' più noiosetta. E così si può dire, perché essendo comunque una parte di trama un po' così. Ho sentito che la vostra base è andata distrutta. Puoi stare da me fin quando le cose non si rimettono a posto. Oh, molto gentile. Forza ragazzi, andiamo. E se avete riconosciuto quella donna, sapete benissimo che è praticamente la donna madre dei ragazzini dove abbiamo guardato fuori dalla finestra. Ecco perché da un lato è contestualizzato il fatto che noi siamo entrati in casa sua in modo abbastanza violento e lei non ci ha detto niente, perché avendo Rinoa nel party la conosceva e quindi ci ha permesso di entrare senza problemi. Ecco qua, di qua. Vi avviso io se la situazione in città si fa più tranquilla. Intanto riposatevi. Grazie, capo. Capo? È il capo delle volpi del bosco. Molti di queste città fanno parte di qualche gruppo di resistenza, ma l'unico gruppo attivo è il nostro. Ci fermiamo qui per un po'. Quindi ci sono diversi gruppi, però loro sono gli unici attivi, quindi immaginatevi che grande rivoluzione. Boh, io non capisco niente. Lo sappiamo, Selfie. Sì, perché è venuto a fare? Credo che sia venuto per i gufi del bosco. Gliene avevo parlato diverse volte. È stato gentile a venire. Non parlate male di lui. C'è nessuno qua dentro? Fate silenzio, un bambino piccolo, non lo spaventate. Presto, al secondo piano. Ma la signora là fuori? Non ti preoccupare, c'è una specie di leggenda attorno a mia madre. Gira voce che una volta ha messo a KO i soldati con tre cose: forza, cucina e bellezza. L'ultima sa proprio di leggenda.
Madonna, selfie, ma... come cazzo, come fai selfie veramente? Io, anche l'ultimo sa veramente di leggenda, cioè gli ha detto che era un cesso praticamente. Vabbè, vabbè, chiacchieriamo. Quando gli hanno detto che a Timber era andato solo Squall e altri due, si è proprio arrabbiato. Ha detto: dovranno combattere contro tutti i soldati di Galbadia. E loro hanno mandato solo 3 cadetti Sid. Maledizione, vado anch'io a Timber. Non credevo che dicesse sul serio. Lo sai che quello non scherza mica. L'avresti dovuto capire da un pezzo. Sono stanca. Madonna, selfie, veramente. Eifer starà bene? Ecco, Zell adesso è abbastanza depresso perché si è reso conto che ha fatto una cazzata. Una cazzata anche bella grande, tra l'altro. Che fine avrà fatto Seifer? L'avranno già ucciso. Come fai a dire queste cose? Poverino. Poverino. Se ti sentisse se la prenderebbe a morte. Squall lo conosce benissimo Seifer. Cioè loro sono identici da un certo punto di vista di carattere. Quindi loro sono praticamente come Goku e Vegeta. Sono amici ma allo stesso tempo sono rivali. Quindi hanno quella competizione tra di loro, però al tempo stesso si conoscono, si capiscono e hanno un feeling molto più alto di quello che si possa pensare. Cosa c'è da ridere? Cattivo. Perché dici che forse è morto? Beh, Galbadia e la strega sono alleati e Seifer ha attaccato il presidente. Anche la strega considera Seifer un proprio nemico, perciò non c'è da sorprendersi se l'hanno già ucciso. E allora... io voglio credere che sia vivo. Tutta tenerina, tutta cucciolina. Vedi quello che vuoi. La realtà non è così buona. Le cose non vanno sempre come uno crede. Non facendosi speranze, le ferite si rimarginano prima. Comunque, sei libera di sperare quello che vuoi. Non sei per niente gentile. Per niente. Scusa. Il grosso dell'esercito si è ritirato. Ci sono solo le truppe di stazionamento. Se volete uscire dalla città, questo è il momento giusto. Se aspettate ancora, i soldati inizieranno a cercare i membri della resistenza. E quindi... via! Via. Possiamo andare. Io ora qui, ragazzi, vi posso raccontare un altro dei miei aneddoti da giocatore piccolo e inesperto e impaziente e mezzo scemo anche, perché ovviamente c'è bisogno di essere anche mezzi scemi per fare le cose che facevo io, dove skippavo praticamente tutti i dialoghi al volo e praticamente io da questo punto del gioco non sapevo che fare. Perché adesso sentite che cosa succede. Siamo tutti un po' stanchi. Voglio andare a casa! Capo squadra, che facciamo ora? Intanto usciamo dalla città. Uscire dalla città non basta. Cosa vuoi dire? Codice morale del Garden, articolo 8,7. 8,7. Qualora non fosse possibile tornare al garden di appartenenza, è necessario comunicarlo subito al garden più vicino. Il garden più vicino... da qui è il garden di Galbadia. Ehi, da qui ci si può andare col treno. Arriva alla stazione Accademia Est. È vero, da lì ci si arriva passando per il bosco a ovest della stazione. Ci sono già stata diverse volte, non dovrei avere problemi a trovare la strada. Ok, lasciamo Timber e andiamo al garden di Galbadia. La squadra di combattimento... sì, cambieremo la squadra. No, Zell lo teniamo. Dobbiamo mettere Quistis. Anzi, Kistis. Eccola qua. Andiamo. Selfie non la utilizzerò mai. Fate attenzione. Prendete questi oggetti. Che schifo non fanno. Ok, via. Oh, gli è arrivata una guardia. Ovviamente la andiamo a combattere. Maledizione.
E invece sono io, signore. Notizie, signore. La stazione di Timber sarà chiusa temporaneamente. Come faremo? Non disperatevi. Tra un po' partirà l'ultimo treno diretto ad Accademia Est. Se vi sbrigate, lo prenderete. Ah, che culo. Forza, muoviamoci allora. Rinoa, tu vai con loro? Sì. Tu, Watts, che fai? Non ti preoccupare per me. Raccoglierò altre informazioni. Tornerò presto, aspettami. Squall, prenditi cura di Rinoa. Non ti preoccupare. Sono ordini di un cliente. Li rispetterò. Riguardati, ci vediamo. Ok. E adesso possiamo andare da questo lato. Rinoa, caposquadra Squall, sono io. Zon. Andate in treno all'Accademia Est? Non avete i biglietti, vero? Oh no. Prenderemo quel treno con la forza. Lascia stare. Succederebbe solo un gran casino. Eccoli qua. Ho preso io i biglietti. Prego. Tre biglietti per i Sid, li do al caposquadra. E questo è l'ultimo per me. L'ultimo biglietto è per te. Non posso accettare. Questo è il tuo, no? Ai ai ai, che mal di pancia. Ai ai, svelti, il treno sta partendo. Grazie. Zon, arrivederci. Promettimi che mi aspetterai. Dobbiamo liberare Timber insieme. Te lo prometto. Resterò nascosto nel bagno. Muovetevi ora. Perfetto. Resterò nascosto nel bagno. Easy. Va bene. Let's go. Sì, andiamo di qua. Poi ovviamente attraversiamo il ponte. E andiamo verso la stazione. Eccoci qua. Treno diretto a Dollet, confermata intermedia ad Accademia Est. È l'ultimo treno. Si pregano i passeggeri di salire in fretta. Sì, possiamo andare. Dunque, com'era? Scendiamo ad Accademia Est, passiamo per il bosco ovest della stazione. Arriviamo al Garden di Galbadia, mi sembra che era così. Bravo il nostro caposquadra, buona memoria. Esatto, peccato che io da piccolo però non leggessi un accidente di quello che avevano scritto. E io mi sono ritrovato praticamente a girovagare nella zona di Timber e nella zona di Dollet per circa una settimana. Così. Perché? Ora c'è un'altra cosa che vi spiegherò, che vi farò vedere e che vi spiegherò nel frattempo, che è anche abbastanza particolare. Comunicazione di servizio. È in partenza il treno per Accademia Est. Accademia Est. Cioè, che poi l'hanno ripetuto 200 volte la destinazione. Apriti, apriti, forza! Apriti! Aprila! Una selfie è completamente fuori come un balcone. Accontentiamola. Controllo positivo. Accesso consentito. Prima io. Ecco, e la bambina è contento. Zell è sconsolato più che mai. Sono stanco morto. Dovremmo arrivare presto, ormai siamo al sicuro. Stavi dicendo qualcosa? Per fortuna ce l'abbiamo fatta. È tutto grazie a Zon. Dobbiamo regalargli qualcosa. A Zon piacciono molto le foto sexy. Me ne ricorderò. Pling! E qui si attiva la campanella del fatto che noi abbiamo raccolto la mia vicina. Dove appunto la descrizione parlava di foto sexy, no? Quindi... Però il fatto che Quistis abbia detto me ne ricorderò un pochettino...
mi avrebbe fatto ben sperare di vedere qualcosa di Quistis, però vabbè. Ok, a questo punto entriamo. Mi piace tantissimo il treno. Ok, qui ovviamente abbiamo la canzoncina dell'autismo. E ora dovrebbe partire il filmato. Ecco qua. Vediamo che cosa. Sì. No, ok, lasciamolo stare. Esatto. E ora qui c'è l'animazione del treno che parte. Allora, noi in teoria dovremmo fermarci qui, all'Accademia Est. Però noi non scenderemo all'Accademia Est. Abbiamo delle altre cose da fare, purtroppo. Purtroppo. Ok, scesi alla stazione di Dollet. Una volta che scenderemo, il treno, guardate come parte subito. Vediamo se parte. Ovviamente qui c'è la torre, quella che abbiamo sistemato all'inizio del gioco. E ora tecnicamente il treno già non dovrebbe esserci più. Se non mi ricordo male, il treno dovrebbe andare via. Esatto, il treno è andato via. Ora vi racconto un'altra cosa. Perché sono rimasto bloccato nella regione di Galbadia, cioè nella regione di Timber più che altro, per tutto quel tempo? Cioè io sono rimasto bloccato in questa zona praticamente una settimana quando ero piccolo. Perché l'obiettivo nostro era quello appunto di andare all'Accademia Est, attraversare la foresta e arrivare al Garden, quello di Galbadia. Solo che io ero convinto al 100% che non si potesse entrare nelle foreste. Cioè io praticamente ero convinto del fatto che le foreste avessero collisione, come la maggior parte dei giochi dell'epoca. Quindi io non sapevo che effettivamente potessi entrare nella foresta e girare all'interno della foresta. Quindi io praticamente sono sceso all'Accademia Est e non sapevo dove entrare. Perché ho detto, ma come? Ha detto di scendere all'Accademia Est e poi andare al Garden. Ma il Garden non c'è. Come faccio ad entrare nel Garden se il Garden non c'è? Perché bisogna entrare nella foresta. E io questa cosa non la sapevo perché ho skippato i dialoghi e non l'ho letta. Quindi io mi sono ritrovato circa una settimana a girovagare tutta la mappa di Timber per scoprire dove andare e per scoprire cosa fare. Quindi capite bene che io ero completamente impazzito, perché veramente non sapevo come andare avanti. Internet non lo potevo guardare, non potevo cercare nulla in giro per il web. Fino a quando poi, per puro caso, mentre stavo girovagando, appunto, mentre stavo girovagando per la regione di Timber, sono entrato in una foresta e ho detto, ma scusa, ma quindi posso entrare nelle foreste? Cioè, io ero convinto che le foreste avessero collisione. Invece no, non hanno la collisione. E quindi sono iniziato praticamente ad entrare in tutte le foreste per cercare dove andare, no? Fino a quando poi ho fatto quello che bisognerà fare, che faremo tra poco. La mia vocazione preferita è Bahamut. È sempre stata Bahamut. Ok, però per il momento che cosa dobbiamo fare? Per il momento siamo arrivati a Dollet. E il fatto che siamo arrivati a Dollet è un grosso problema. È un grosso problema perché qui adesso si dovrà fare uno dei tecnicismi più difficili del gioco, ovvero eliminare le regole del gioco di carte di Galbadia. Perché questo? Perché Galbadia, maledetto paese di Galbadia, siccome a Galbadia sono stronzi, perché a Galbadia sono stronzi, giocano a carte con la regola mano a caso. Quindi capite bene che se io vado a giocare a carte a Galbadia, o comunque gioco a carte con
i soldati di Galbadia o chi che sia, avremo la regola mano a caso. E noi questa cosa non la vogliamo. Non la vogliamo, quindi dobbiamo eliminarla. Come si fa ad eliminare la regola mano a caso? Innanzitutto devo controllare che regole ci sono a Dollet. Dovrei controllare che regole ci sono a Dollet. Quindi... ok, da qua si va direttamente alla stazione, cioè alla stazione, alla piazza. Io vorrei un attimo controllare le regole. Se non mi ricordo male dovrebbe esserci la bambina qua, vero? Sulla spiaggia. E tra ha anche delle carte carine. Allora, vediamo che cosa mi dice. Ecco, usi regole diverse dalla nostra, mischiamole con quelle di Galbadia e facciamo una partita. Brrr. No. Vediamo se riesco ad impedirgli di meschiare le regole. Allora, ecco, ora mi dice solo vuoi giocare a carte. Vediamo che mi dice adesso. Ecco, mano a caso, elementale, diff. E noi questa mano a caso dobbiamo eliminarla, assolutamente. Quindi, non giochiamo a carte, perché giocare con mano a caso è un inferno. Tra l'altro anche regole, anche carte scoperte si è mandata a puttane. Si è letteralmente mandata a puttane. Ok, adesso che abbiamo praticamente mischiato le regole, perché fondamentalmente parlando noi giocando a carte o comunque con l'interazione di giocare a carte abbiamo portato le regole a Dollet, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro a Timber. Dobbiamo tornare a Timber. Quindi ragazzi, armiamoci di pazienza, perché dobbiamo tornare a Timber. Perché dobbiamo tornare a Timber? Perché dobbiamo praticamente ora spostare le regole di Galbadia da Dollet, le dobbiamo portare a Timber. A Timber praticamente ritorneranno le regole del luogo, quindi le regole di Timber, e poi solo dopo potremo finalmente eliminare mano a caso. Solo così si può fare, perché altrimenti sballate tutto e diventa un casino. Quindi spero di riuscire a farlo, perché devo ricordarmi anche come si fa bene, perché ce l'ho in testa il processo, però un attimo devo un attimo riequilibrare il mio cervello, perché innanzitutto dobbiamo andare a Timber per fare un'altra cosa, perché c'è un'altra cosa che adesso dobbiamo fare a Timber che possiamo fare soltanto adesso, ovvero andare nell'hotel, prenotare una camera. No, non devo salvare. Ecco qua. Sì. Andiamo in camera. Perché c'è un'altra rivista Timbermaniacs. Quindi dobbiamo raccogliere le riviste. Fondamentalmente le riviste si trovano spesso e volentieri negli hotel. Quindi è abbastanza facile. Però dovete sempre darci un occhio. E dopodiché, che abbiamo preso, cioè dopo che siamo andati al Timber Maniacs, c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Queste sono tutte piccolezze che ci ricompenseranno in futuro. Ecco, qui come potete notare abbiamo praticamente il tizio che è simpatizzante nei confronti di Quistis perché l'ha vista in TV, quindi se noi usciamo e rientriamo, così come con Rinoa, possiamo farmare praticamente le pozioni infinite. Ci serve avere pozioni infinite? No, non ci serve. No vabbè, il Timber Maniacs è un giornale. Noi la rivista sconcia l'abbiamo già presa. Però il Timber Maniacs è una rivista, è un giornale, è un giornale, diciamo è un quotidiano, mettiamola così. Parliamo con lui. Ah, io sono un aspirante giornalista e artista, ma la gente non mi apprezza. Ultimamente sono alle strette. Forse è meglio lasciar stare. Incoraggiamolo. Hai ragione, forse devo insistere. Ok, basta. Era semplicemente per incoraggiare il tizio che poi ci ricompenserà. Cioè, apprezzerà il fatto che noi abbiamo creduto in lui. Quindi nel frattempo c'è il tizio che noi
lo derubiamo di tutte le pozioni possibili e immaginabili. E una volta fatto questo, ora dobbiamo fare una bella robetta. Se io gioco a carte con te, è esatto. Mischiamo queste regole con quelle di Dollet. No. No. Devo fare in modo che questa scritta non ci sia più. Dobbiamo rifiutare fin quando mi dice solo... Ecco, giochiamo a carte? No. Perfetto, vuol dire che le regole di Timber sono tornate a casa. Ora, avendo fatto questo, dobbiamo ritornare a Dollet, perché c'è una cosa molto particolare da fare. Speriamo di riuscirci, perché... è un casino il fatto di eliminare le regole delle carte, però... è troppo conveniente per quello che devo fare. Cioè, giocare con mano a caso... Cioè, ci sarebbe anche l'alternativa di giocare con mani a caso, perché... potremmo giocare con mani a caso. Cioè, posso transcardare tutte le carte, tenermi soltanto quelle forti e giocare con quelle forti. Ma sinceramente non, no. Preferisco comunque averle le carte. Preferisco tenerle anche e soprattutto per mantenere la regola diff. Ovvero la possibilità di poter scambiare più carte contemporaneamente. Che la regola diff ce la siamo portati da Balamb, praticamente. Ok? Quindi ci sta. No, ragazzi, la quest del lago non possiamo farla adesso. State sereni, ragazzi, voi dovete stare tranquilli. Io so tutto quello che devo fare. Non vi preoccupate, faremo tutto a tempo debito. Andiamo alla Zell. Allora, adesso cosa si fa? Si entra nell'hotel. Salviamo. Perché qui adesso sarà un bel casino. E usciamo dal gioco. Proprio completamente uscire dal gioco. Rientriamo. Ti prego, fa che funzioni a prima botta. Sarebbe una soddisfazione incredibile ricordarselo dopo tutto questo tempo. Vabbè, sì che sono cose che poi ti rimangono in testa una volta che le impari. Però è sempre una soddisfazione. Si esce dall'hotel. Si rientra nell'hotel e bisogna parlare con la ragazza. Esatto. Rifiutare una volta. Rifiutare la seconda volta. Accettare la terza. Però uscire. Mano a caso abolita da questa zona. Ce l'abbiamo fatta al primo colpo. Mua! Grande, che soddisfazione, eh? Ogni volta queste cose mi riempiono di gioia, mi riempiono veramente di gioia. Abbiamo eliminato mani a caso. Bene, bene, salviamo. E questa era una delle cose più importanti da fare stasera, anche se ce n'è un'altra in realtà che potrebbe farmi perdere un po' di tempo. Però va bene, va bene, va bene. Anche qui, ovviamente, ci fermiamo nell'hotel, perché anche qui è presente una rivista di Timber Maniacs. Quindi prendiamo Timber Maniacs. Grazie a lei, è stata gentilissima. Salviamo subito. Subito, subito. Grazie. Meno male, cioè, meno male che me lo sono proprio ricordato bene, ho fatto quello che dovevo fare e abbiamo tolto mano a caso. A questo punto, avendo tolto la regola mani a caso, noi praticamente ci siamo aperti tutto quello che è Dollet. Tutto quello che possiamo fare a Dollet, perché la possibilità di diciamo di non avere mani a caso ci aiuta tantissimo qua. E ora scoprirete il perché. Innanzitutto dobbiamo entrare qui, nel pub. Questo, lo Shining Bomber, tra l'altro, si chiama il pub. E come potete notare, qui c'è la nostra regina di carte. La stessa regina di carte che noi abbiamo fatto trasferire a Dollet.
Perché se vi ricordate, noi abbiamo mandato la regina di carta a Dollet e non a Galbadia. E questo è il motivo principale per il quale abbiamo preferito Dollet a Galbadia. Perché se avessimo mandato la regina di carta a Galbadia, tutto quello che farò adesso l'avrei dovuto fare molto più in là. Mentre invece io già adesso posso iniziare ufficialmente la quest della regina delle carte. Ma, prima di tutto, anche qui c'è un altro Timber Maniacs. Quindi prendiamo il Timber Maniacs e ce lo leggiamo. A questo punto, prima di fare la quest della regina delle carte, o comunque prima di cominciare la quest della regina delle carte, dobbiamo parlare con questo tizio. Cominciamo? Ok. Cominciamo? Sì, cominciamo. Vuoi giocare a carte? Sì. Anche perché, diciamo, è intuibile il fatto, perché lui si trova in un cioè si trova praticamente davanti a un tappeto classico dove si gioca a carte. Quindi il fatto che lui ti dica cominciamo sta a indicare il fatto che vuole cominciare una partita a carte. E come potete notare, abbiamo tolto tutte le regole di merda e abbiamo mantenuto soltanto elementale e diff. E per noi va benissimo. Peccato non avere carte scoperte, ma per ottenere carte scoperte, in teoria, io dovrei ritornare a Balamb e non ci posso andare, e dovrei portare praticamente le regole di Balamb a Dollet. Però siccome a me non mi interessa, mi va bene tutto. Vogliamo giocare? Sì, giochiamo. Senza mani a caso. Ovviamente comincio sempre io. Il nostro scopo qui è semplicemente batterlo. Noi non dobbiamo fare altro che battere il proprietario del negozio, cioè il proprietario del pub, perché lui è il proprietario del pub. Quindi basta che lo battiamo e siamo tranquilli. Facciamo così, dai. Non ho bisogno di girarla per forza. Ok, qua facciamo così. E qua addirittura prendiamo il più uno. Benissimo. Ci sono carte che mi mancano? Sì, la Damantart. Ok, abbiamo vinto. Easy. Ah, te la cavi bene a quanto sembra. Vieni con me, ti faccio vedere la mia camera. E ora qui, ragazzi, pregate. Pregate per me. Pregate per me. Dovete pregare per me. Sei il secondo vincitore che entra in questa stanza. Il primo è stato... Ah, lasciamo stare questa storia. Dividi tutto con coloro che hanno perso a carte. Era la morale dei guerrieri. Che altro posso dirti? Prendi queste vecchie carte se vuoi. Sono un po' vecchie, le ho usate io. E sono carte di merda, però va bene. Ti prego, non dire a nessuno che sei stato tu il secondo vincitore. Sai, ho una certa reputazione da difendere io. Ok, possiamo continuare a parlarci in realtà, vero? Però... Ok, ho molte carte rare. Anch'io un tempo ne avevo molte. Poi, 5 anni fa, me ne sono sparite alcune. Quelle carte potrebbero essere ovunque, o forse vorrei solo che fosse così. Non accetterei mai il fatto che sia una persona sola a possederle tutte. In genere, si vincono carte rare battendo qualcuno. Non credo che si ottengano sconfiggendo dei mostri. Sono sicuro che i giocatori esperti ne possiedono almeno una. Questo è un indizio, diciamo, per farti capire che all'interno del gioco ci sono i giocatori forti che possiedono le carte forti, anche se non c'è un vero e proprio modo per riconoscerli, il che il gioco ti spinge a giocare con tutti. Quindi più giochi a carte, meglio è. Però adesso dobbiamo fare una cosa. Salviamo. Grazie a questo salvazona. Salviamo in un altro slot. Aspetta, dov'è? Dove ho salvato? Ah, ok. Ragazzi, pregate per me. Perché pregate per me? Perché all'interno della stanza di questo signore, qui abbiamo una pila di riviste. All'interno di questa pila di riviste si può trovare l'Occulto 2. Però c'è anche da dire una cosa. Che la percentuale di drop dell'Occulto 2 è di solo 3,5%.
Quindi capite bene che cosa vuol dire. Pozione. Va bene. Andiamo a salvare. Andiamo. Silenzio. Andiamo a salvare. Andiamo a salvare. Andiamo a salvare. Non dico niente. Stiamo zitti. Stiamo zitti. Siamo zitti, non diciamo nulla. Silenzio. L'occulto 2. Speciale numero fotografico. Un aereo, un mostro, un UFO. La foto a sinistra è stata scattata ad Estar Sud. Guardate l'oggetto volante al centro. Che cosa sarà? Un'arma segreta dell'esercito estariano? È un'ipotesi, ma la gente del posto parla di una vecchia storia legata alla genesi di Marlboro. Noi stiamo raccogliendo informazioni. È il potere degli Alex addirittura. Però se così fosse, bene, bene, ottimo. Ok, e abbiamo ottenuto anche l'occulto 2. Madonna, veramente io ragazzi pensavo di perdere l'intera serata qua. A dover resettare, a dover ricaricare per cercare l'occulto 2. Vi giuro, ero pronto mentalmente a perdere tutto il tempo qua. Ero letteralmente pronto a perdere tutto il tempo qua. Ok. Adesso invece la cosa che possiamo fare è parlare con la regina di carte finalmente. Sono la regina delle carte, viaggio nel mondo per accertarmi che si rispettino le regole di gioco. Sì, vuoi sapere qualcosa? Ecco qua. Questo è il trigger, o fondamentalmente questa è la frase, per incominciare ufficialmente la quest della regina delle carte. Ragazzi, mi è andata veramente di lusso, sì, lo ammetto, mi è andata veramente di lusso. Mio padre è artista. Mio padre lavora come pittore in questa città. Molte di queste carte sono opera sua. Ho regalato a mio figlio la carta Komoguri che ho ottenuto durante l'ultimo viaggio fatto. Che è la carta che praticamente gli abbiamo dato noi, cioè gli abbiamo regalato noi. Mio padre, ispirandosi a quella carta, ne ha dipinta un'altra, Heroes. Credo che ora sia in circolazione a Deling City. Quindi ci sta dicendo praticamente che grazie alla carta che gli abbiamo dato, suo padre ne ha dipinta un'altra, che addirittura è una carta personaggio, la carta di Kyros, che dovremo prendere assolutamente perché la carta Kyros è incredibile. La carta Kyros transcardata è una roba fuori di testa. Kyros transcardata è fuori di testa, quindi dobbiamo assolutamente recuperarla. Se solo riuscissi ad ottenere la carta Seclet, mio padre ne dipingerebbe una uguale. Quindi già qua vi sta dando l'indizio su quale carta successivamente dobbiamo darle. Ora, siccome noi la carta Seclet non ce l'abbiamo, non è inutile sfidarla, perché non abbiamo la carta che sta cercando. Quindi però abbiamo ottenuto l'informazione che la carta Komoguri ce l'ha suo figlio. Quindi andiamo a cercare suo figlio per recuperare Komoguri. Ecco perché volevo togliere mano a caso. Perché togliere mano a caso mi consente praticamente di giocare al 100% delle mie possibilità e di recuperare subito le carte che ho perso e di recuperare le carte che perderò anche in futuro. Il figlio della regina delle carte è lui. Ecco, seguiamo un bambino dentro casa, come se nulla fosse. Ma che cos'è questo scarabocchio? Un osso bianco? È sempre la stessa storia. Manca poco a finire un'opera e tu me la rovini. Lasciamo stare. Vado al mare per cambiare un po' d'aria. La prossima volta ti faccio il solletico dietro il collo. Capito? Che minaccia. Bene. Andiamo a molestare questo bambino. No, mi dissocio ovviamente.
Vuoi giocare a carte? Sì. Devi tornarmi la mia. Devi tornarmi la mia carta. Pezzo di merda. No, poverino. Ecco, questa cosa che state vedendo, del fatto che il giocatore ci impiega tanto tempo a scegliere le carte, è un, come dire, è un metodo per farti capire se un giocatore è forte o meno. Quindi in questo caso il gioco ti vuole far credere che il bimbo sia un giocatore forte, ma da come ha posizionato quella carta direi proprio di no. Direi che non ci siamo proprio. Ti prego, gioca come auguri subito, così così lo posso vincere subito e siamo a posto. E mi sa che qua finisce a pareggio. No, che culo. Ho scelto il lato giusto. Allora, queste mi mancano. Ecco, ora ovviamente dobbiamo fargli giocare il Komoguri. Speriamo che lo giochi in fretta, perché non vorrei perdere troppo tempo. Oh, eccolo lì. Bene. Bravo. Bravo il mio ometto speciale. Madonna, sei veramente scarso, eh. Olè. Quindi Komoguri ce lo riprendiamo. Gli altri invece ce li ho già come carte, quindi va bene. Ok. E abbiamo recuperato Komoguri. Perfetto. Ora completiamo anche questa side quest, perché questa del quadro è una side quest. L'osso bianco. Ma io conosco quel posto. È la piazza dove c'è l'hotel praticamente. Non c'è il cane. Dove è andato? Ecco. E il gatto ovviamente se ne va. Quella ovviamente era la piazza dove c'era l'hotel, quindi è molto semplice da... Questa sarà proprio... Questa è una side quest proprio totalmente stupida, proprio veramente la classica side quest solo per allungare il brodo. Non è una vera e propria side quest importante. Qui c'è la fonte energetica, diamo tutto a zello, come sempre, come discarica. Ecco qui, il cane. Eh? C'è un osso. C'è qualcos'altro lì sotto. Pozione. Ecco. Queste sono le side quest che vi danno questi oggetti. Molto importanti, però. Siccome dobbiamo fare una run fatta come Dio comanda, è giusto che noi facciamo tutto quello che possiamo fare nel miglior modo possibile. Quindi, ritorniamo indietro. E rientriamo in casa. Ecco qua. Ogni volta che dipingo arrivi e mi rovini tutto. La prossima volta ti faccio il solletico sotto i piedi, capito? Grandi minacce del nonno. Guardiamo il quadro. L'osso bianco. Ma io conosco quel posto. Sì, è praticamente qua dove c'è il pub. È proprio, sono tutte zone praticamente che raggiungi in 10 secondi. Ecco qua. C'è un osso bianco. Coda di Fenice. Torniamo indietro. E andiamo a guardare l'ultimo quadro. Ancora con questi scarabocchi? Eh no, ora basta. La prossima volta ti faccio il solletico sulla pancia, capito? Secondo me al bambino gli piace che gli facciano il solletico e quindi lo fa apposta, perché gode nel farsi solleticare. L'osso bianco, ma io conosco quel posto. Sì, Squall, è esattamente qua davanti. C'è un osso bianco. Ago dorato.
Ecco qua. E questa è la conclusione della quest. Accidenti. Si sentirà un po' in colpa. Sta passando Quistis, però ok. Oh, te l'ho già detto che se fai ancora i dispetti te lo faccio vedere io. Uffa, uffa nonno, stai sempre a dipingere. Io da solo mi annoio. Con me non ci giochi mai, però con le signorine ci giochi sempre. Uffa, non è giusto. Ma perché fai sempre i dispetti al nonno? Quelli che fischiettano sempre come te si meritano il solletico sulla pancia. Benissimo. Questo era praticamente il trigger che ci ha permesso di... Che ci ha permesso praticamente di completare la side quest. Quindi niente di che. Ok. A questo punto noi a Dollet abbiamo finito. Non abbiamo nient'altro da fare. Quindi possiamo uscire dalla città adesso e possiamo andare verso il Garden di Galbadia. Madonna, non ci posso credere, all'Occulto 2 ancora, è allucinante. Potrei prendere la macchina, ma no. Preferisco andare a piedi. Tanto ho incontri zero, quindi sti cazzi. Non possiamo andare dove vogliamo senza problemi. E non c'è nessuna difficoltà. Allora, praticamente, quando voi scendete qui ad Accademia Est, dovete entrare all'interno di quella foresta. Cioè, bisogna entrare all'interno di quella foresta. Io praticamente da piccolo non sapevo che le foreste potevano essere attraversate. Io ero convinto che le foreste, così come le montagne, avessero collisione. Quindi io praticamente qua non ci sono mai stato. Cioè io praticamente girovagavo così, no? Io guardavo la mappa e cercavo di capire dove andare. Perché in ogni zona in cui io mi girassi, vedevo che c'erano sempre delle cose, però fondamentalmente non sapevo di poter attraversare le foreste. Fino a quando un giorno, per puro caso, sono entrato nella foresta. Ed entrando nella foresta, parte il trigger. Ormai manca poco al Garden di Galbadia. Ci stavo pensando adesso, ma... se il governo di Galbadia comunicasse al Garden quello che abbiamo combinato, saremmo catturati e trasmessi in TV in tutto il mondo. Ci penseremo quando sarà il momento. Ora muoviamoci. Chissà come va il Garden di Balamb. Se è successo qualcosa è tutta colpa mia. Sono io che ho detto che venivamo da lì. Pensi che il presidente compierà rappresaglie contro il Garden? Forse. Però nel Garden di Balab ci sono moltissimi Seed. Non perderemo contro Galbadia, vero? Dipende dalla forza dell'esercito nemico. È vero, ma... sei proprio un grande capo, tu. Come fai a distruggere le speranze di un compagno di squadra? Oh no, ricomincia. Zella ha bisogno di una parola di incoraggiamento. E ti pareva. Non ti preoccupare, forza. Perché non ti sforzi un po'? È solo un modo per illudersi. Perché non lo capi... è possibile che lo capisca solo io? No, anche Seifer. Gli daresti nuovo coraggio, nuova energia per tirare avanti. A cosa serve farsi consolare dagli altri? Come fai a non capire? Che rompiscatole. Allora, mi stai a sentire, Squall? E invece... no, non di nuovo. Questa sensazione... oppete. Anch'io... ma che succede? Sono finiti nell'altro mondo.
Esatto. Secondo ricordo di Laguna. Kiros, sicuro che era qui? Sicurissimo. Evitiamo di girare a vuoto come l'altra volta. Mi sono sbagliato. Non è questo il posto. Delusione. Impossibile. Hai detto un attimo fa che stando alla mappa il posto era questo. Ho sbagliato mappa. Cala. Ho un brutto presentimento. No, no, è solo una mia sensazione. L'equipaggiamento è a posto? Facciamo un giro per vedere chi aria tira. Ok, e qui tecnicamente l'equipaggiamento a posto vuol dire Junction, perché appunto in questo caso i personaggi che hanno avuto Junction sono Laguna con Squall, Ward con Quistis, mentre invece Kiros non ha preso Junction perché l'altro personaggio del party era Zell, ma Zell è rimasto praticamente fuori dal sogno. Quindi dobbiamo praticamente fare il Junction a Kiros. Quindi dobbiamo mettere GF assimila oggetti, magie rivela zone, e qua mettiamo Ade, anche se in realtà diciamo le magie Ade in teoria dovrebbe averle Ward, giusto? No, perché tu hai le magie, gliele ha date tutte a lui. Ok, quindi diamogliele qua, in modo tale che ora Kiros ha praticamente il Junction con Ade. E così possiamo shottare gli avversari anche se non siamo forti. Mentre invece Ward ha lo stesso Junction che aveva Quistis. E invece Laguna ha al solito il Junction che possedeva Squall. Ora ne approfittiamo tra l'altro perché noi abbiamo incontri zero. Quindi non incontreremo nemici in questa fase di gioco. Però vi farò vedere anche le limit dei tre personaggi di Laguna, Kiros e Ward, perché fanno comunque parte dell'esperienza. È giusto. No, davvero, questo posto è strano. Che diavolo è questo ammasso di rocce? Non sembrano naturali. Sarà mica una pietra tombale. A proposito di cose strane, perché prima correvi in quel modo strano? Che c'era di strano? Procedevo solo con cautela. Un soldato di Estar, ancora con quell'uniforme ridicola. Oh oh, Laguna, tranquilli. Oh. Allora, facciamo attaccare lui e facciamo ridurre gli HP. Però non vorrei che mi sciotta, spero di no. Ok. Kiros mi sa che lo sciotta però. No, non lo sciotta, bene. Ah no, invece sì. Coda di fenice da questo lato. Ecco, lui attacchiamo noi stessi con queste manie di fare danni. Oh, e qui facciamo la limit. Così vi faccio vedere la limit. Ecco qua. E la prima limit l'abbiamo vista. Ispezionare solo la zona. Non era questa la missione? Perché allora è finita così? Io davvero non credevo. Headbanghiamo tutti quanti insieme appassionatamente. No, non uccidete Kiros. Vabbè, rip Kiros. Non ti risuscito più, fanculo. Allora, vediamo se possiamo fare... ecco qua. Desperado.
Il primo 9999. Ne stanno arrivando altri. Non finiscono più. L'unica cosa è fuggire. E ora infatti fuggiremo. Però Kyros ora lo possiamo riportare in salute, perché tanto la limit l'abbiamo fatta. E Ward ancora maledetto. Ecco, se metto questo in teoria e poi lo levo, no, ovviamente rimane uguale. Va bene, allora, questo sogno è importantissimo per un evento che arriverà tra diverse live, ma proprio tra diverse live, perché questo ricordo ci consente, se fatto in maniera corretta, se fatto in maniera giusta, ci consente di aprire delle porte che sfrutteremo più avanti nel gioco. Quindi è importante fare così. Andare a destra. Ah, ragazzi, la scala, mi sembra che arrivi fin giù. Ecco qua, scendiamo. Ai. Cos'hai? Ah, un crampo alla gamba. Ora sto bene. Meno male, è passato. Mi capita quando sono fuori allenamento. La battaglia di prima non ti è bastata come allenamento? Eh? Cosa? Niente. Niente, Laguna è un personaggione, c'è poco da fare. È il simpatico del gruppo. Ok, quindi andiamo da questo lato. Qui con incontri zero è una goduria. Ah, è caduto qualcosa. La raccolgo. Hai ottenuto vecchia chiave. Me la metto in tasca. Eh? Ma ho un buco nella tasca posteriore. Non si trova. Ma non importa, non moriamo mica. Hai perso vecchia chiave. Ottimo. Poi andiamo di qua. Accidenti, la leva dello sportello è allentata. Ho capito. Se usiamo questo, i soldati di Estar non ci seguiranno più. Ma che stai tramando? Sarà qualche altra stupidaggine. Voi due, scusatevi immediatamente. Vi prendete gioco di un genio? Ve ne pentirete. E chi sarebbe il genio? Dai un attimo zitto. La leva dello sportello è rotta. Io l'allenterei ancora un po'. Così quando i soldati di Estar ci saliranno sopra... Sì, bravo, proprio così. Mi hai capito al volo, quelli non sanno niente. Salgono sopra e kablam, cadono giù come imbecilli. Ammettetelo, sono un genio. Certo, dici che i soldati di Estar cadranno nella trappola? Non lo sapremo mai se non ci proviamo. Ricordate, chi dorme non piglia pesci. E io prenderò i miei pesci. L'unica cosa è che se muoviamo la leva non si può più passare di là. Ma cerchiamo di non cadere noi nella trappola. Allora, proviamo a muovere la leva? Sì. Ragazzi, allontanatevi, è pericoloso. Quindi ci sta dicendo che noi praticamente da qua ora non ci possiamo ripassare più. Io credo che così... Ok. Ora però, se notate, le porte sono tre. Quindi noi dobbiamo sbloccare tutte e tre le porte. Come facciamo a sbloccare tutte e tre le porte? Torniamo indietro. E come potete notare, la prima porta si è aperta. Nel frattempo, grazie Marco che si è iscritto su YouTube e apparsa la notifica. Quando rivedrà magari la live su YouTube, saprà di essere apparso magicamente. Risaliamo.
e praticamente ora giriamo dall'altro lato, ovvero da qua, dalla strada a sinistra. Ecco perché qua incontri zero è una manna dal cielo, perché fare tutta questa roba dovendo scappare ogni volta dagli incontri sarebbe stata una rottura di palle incredibile. Lì a destra c'è una fonte energetica, ma non ci interessa nulla, perché come ho già spiegato nelle prime live, le magie le faremo tutte in una volta, quindi non ci sarà bisogno di assimilare necessariamente le magie. Ah, e anche qui è caduto qualcosa. La raccolgo. Vecchia chiave. Dalla prossima volta uso il taschino della giacca, così... ciù! Uffa, ci risiamo! E invece, ecco qua, pronti. Non lo trovo. Ecco, Laguna ha perso vecchia chiave. Chi se ne importa? Tanto valeva meno di poco. Valeva meno di... poco? Eh? Ho detto qualcosa di strano? Dai, andiamo. Ok. A questo punto... ecco qua. Non mi dire che anche questa leva... sì, muoviamo la leva. Vuoi cadere nella tua trappola? La strada è senza uscita di qua. Cosa fai? Metti una trappola che blocca il passaggio della strada dall'altra parte? Non ha senso alzare la leva. Sì, sì, infatti. Beh, timing perfetto. Cioè, io pensavo... siccome anche questa leva è allentata, pensavo che potevamo anche lasciarla così. Sì, certo, certo. Ma che... credi che non lo sapevo? Forza, ragazzi. Ok. L'interazione è corretta. Ora, torniamo indietro. Anche se forse dovevo... no, non dovevo allentarla, perché poi questa qua crolla da sola. Ok. E adesso possiamo ritornare di nuovo da dove eravamo prima. Quindi riscendiamo di nuovo da qua. Anche la musica rilassante nel frattempo, no? Poi senza incontri casuali è ancora più bella. Ci permette di essere velocissimi. Ok, a questo punto dobbiamo sbloccare soltanto l'ultima porta, ovvero quella a destra, quella che c'era da quest'altro lato. Non mi dire che anche questa leva... sì. Mi sa che si è impigliato qualcosa sulla leva. Non si muove. Ma sì. Ok. A questo punto... possiamo proseguire qua sopra. E salire da questa parte. Ecco qua. Ma che diavolo è? Un interruttore rosso, uno blu e due micce. Non sarà mica un dispositivo esplosivo. Ho capito. La miccia corta blu è per questo masso. La miccia lunga rossa è per quel masso lontano. Laguna, non starai mica pensando di usare qui e ora una dinamite di cui non conosci la potenza distruttiva? Non credo sia molto potente. Se stava qui vuol dire che non è pericolosa, no? Effettivamente. Dunque, come si farà? Interruttore blu, masso vicino. Interruttore rosso, masso lontano. Quello lontano. Lo spostamento d'aria non arriverà fin qui. Cosa? Ta-tan! E anche la seconda porta è aperta. Caspita, che boato.
ti aspettavo una cosa simile? Cosa vi avevo detto? Se non sapete qual è il potere della dinamite, controllatela prima. Quello l'ho detto io. Vabbè, vabbè, è uguale. L'importante è che siamo vivi. Ok, adesso invece possiamo fare il masso vicino. Attenti all'esplosione, fuggiamo! Corrono tutti velocissimi. Eh? Ecco qua. E anche la terza porta si è aperta. Tutto qua? In genere non c'è un forte spostamento d'aria? Ve l'avevo detto che non era un granché. Ok, abbiamo fatto tutto in maniera corretta. Se avessimo premuto prima l'interruttore del masso vicino e poi quello lontano, non avremmo aperto le porte. Perché il masso vicino, rotolando, avrebbe calpestato il filo del masso più in fondo e di conseguenza non l'avremmo potuto attivare. Quindi è obbligatorio utilizzare prima l'esplosivo lontano e poi l'esplosivo vicino per aprire tutte e tre le porte. Ovviamente facendo l'interazione corretta con i vari cancelli, perché altrimenti non si aprirebbero. Va bene, abbiamo finito. E questa è una cosa molto utile e molto importante per il futuro. Altra piccola curiosità, all'interno di questa sezione di mappa, quindi dove c'è questo corridoio praticamente, si possono incontrare dei nemici particolari che si chiamano gli Invinta, che sono praticamente questi. Noi dovremmo avere la carta, in realtà. Se non ricordo male, eccoli qua. Si incontrano praticamente questi mostri all'interno di questa sezione. Questi mostri, se affrontati con un livello tra il 30 e il 50, se si utilizza il comando ruba, si possono ottenere degli oggetti interessanti che serviranno soprattutto per il crafting di armi finali di gioco. Otterremo questi materiali? Sì. Quindi non c'è bisogno di accelerare le cose. Era giusto così, per dirvelo. Piccola curiosità, piccola informazione di servizio. Usciamo. Eh? Wow! Ecco qua. Attenti! Vedi cosa succede ai bambini come te che toccano tutto? State calmi. Non ti sta neanche bene. Grazie a me abbiamo detto addio ai soldati e alla rupe in una volta. E così, due colombi con una fava. Sono proprio un genio. Colombi? Volevi dire piccioni? E qui abbiamo sbloccato la fonte energetica. Che ovviamente era dietro il masso, quindi nulla di straordinario, però era comunque un'altra cosa da sbloccare. Ok. Qui abbiamo il save point, che però non c'è bisogno di utilizzare. Anzi, utilizziamolo prima che si bugga tutto, crasha e devo rifarmi poi tutta sta roba. Ok, tanto ormai per stasera abbiamo finito, anche perché io volevo completare stasera proprio qui, al ricordo di Laguna, in modo tale che poi la prossima volta possiamo fare tutta la sezione di Galbadia tutta in una volta. E non spezzettarla. Cioè, voglio andare io con ordine. Voglio fare delle cose fatte con ordine. Non mi dire che... Ecco, ci... Risiamo. Ah, ok. Pensavo non partisse la musica. Ho detto, che cazzo... E ora il problema è che Ward non posso attaccarmi da solo, perché ho il rischio di shottarmi. Vediamo se mi sciotto. Vabbè, utilizziamo la coda di Fenice. Qui utilizzo una pozione. Volevo farvi vedere la limit di...
la limit di ward. Ecco qua, arpione d'acciaio. No, non lo uccidere. Ok. Uoppelala. Ecco qua. Soul Crash è praticamente l'attacco kamikaze che possiedono i soldati di Estar, ovvero che quando muoiono si schiantano addosso agli avversari e praticamente si ammazzano. Ah, coda di fenice. Grazie, almeno me ne è tornata un'altra. Guardate il mare, siamo salvi. Per fortuna è dalla la fortuna è dalla nostra parte. Possiamo fuggire verso Galbadia. Veramente questo si chiama avere le spalle al muro. Non dirlo si avvera. Non te l'ha detto la nonna da piccolo? Ah, e se dici qualcosa di brutto poi si avvera? Cosa dici? La gola. Sembra che non riesca a parlare. Che cosa? È stato bello. I Ross e la Guna. Ehi, ma che diavolo dici? Punizione. Ti meriti il solletico. E allora? Ne vuoi ancora? Wow. Ehi, una nave. Andiamo su quella, ragazzi. Barca, laguna. Quella è una barca. Nave, barca, che differenza fa? Saliamoci e torniamo a Galbadia. Forza, alzatevi ragazzi, andrà tutto bene, vedrete. Op. Mi sta scaraventando a mare dal dirupo. Siete coraggiosi ragazzi, saltare da qua è da pazzi. Ma laguna, li hai appena spinti tu di sotto. Ecco, lui invece cerca di calarsi. Oh, banzai! Ah! Ecco, lui ha sbattuto praticamente, si è ammazzato tutto. Eccoci qua. Ancora laguna? Laguna era in pericolo. Che gli sarà successo? Non è la prima volta che capita? Cosa significa? Se capitasse solo a me, penserei che si tratta di uno strano sogno. Ma è inutile pensare, è inutile perdere tempo a pensarci su. Andiamo avanti. Andiamo, fra un po' arriveremo. Scusa, Squall. Prima ho esagerato. Non importa, dai. Ok, e come potete vedere adesso siamo praticamente di fronte al Garden di Galbadia. Però la parte del Garden di Galbadia noi la faremo la prossima volta.